Buongiorno a tutti. La diretta di questo convegno va sui canali YouTube e sulla pagina Facebook di Paleopatologia, nonché sulla pagina del Sistema Museale di Ateneo. Quindi benvenuti a tutti coloro che sono collegati e che seguiranno questo convegno. Si tratta del convegno telematico organizzato dalla Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa per presentare i risultati del progetto di ricerca di Ateneo svolto nel biennio 2018-2019, che ha come argomento lo studio dei tumori in paleopatologia. Volevamo organizzare un convegno finale per questo progetto per rendere pubblici i risultati di questo progetto, ma ovviamente la situazione sanitaria non ci ha permesso di svolgere un convegno in presenza, quindi abbiamo pensato che di non annullare assolutamente questo impegno, ma di organizzare un convegno telematico che in realtà permetterà a molte più persone di assistere, anche appunto persone in tutta Italia e magari anche fuori del nostro paese. Quindi benvenuti a tutti. Intanto vi illustro cosa sono i progetti di ricerca di Ateneo. Sono progetti finanziati dall'Università di Pisa in tutte le aree scientifico-disciplinari per permettere, per promuovere la realizzazione di progetti condotti, presentati da gruppi di ricercatori dell'Ateneo. Il progetto di cui presentiamo i risultati è stato realizzato da un gruppo di studiosi, quindi io come docente di storia della medicina, professore associato di storia della medicina come principal investigator, e del gruppo hanno fatto parte i colleghi Antonio Giuseppe Naccarato, che è professore associato di anatomia patologica e primario dell'unità operativa di anatomia patologica 1 dell'azienda ospedaliera universitaria pisana. Poi Riccardo Lencioni, che è professore associato di diagnostica per immagini e di radioterapia. Ancora Silvio Chericoni, professore associato di medicina legale, e Maura Castagna, professore associato di anatomia patologica. Il gruppo era composto appunto da questi membri, quindi è caratterizzato dalla multidisciplinarietà, per cui ognuno ha contribuito per la disciplina di cui è specialista alla riuscita di questo progetto. Oltre ai membri del team del progetto di ricerca di Ateneo, hanno collaborato tutti i membri della divisione di paleopatologia dell'Università di Pisa, in particolare Simona Minozzi, che è la nostra antropologa fisica, e poi Antonio Fornaciari e Giulia Riccomi, che sono i nostri assegnisti di ricerca, e ancora Raffaele Gaeta, che è anatomopatologo. Quindi il progetto è caratterizzato da una forte multidisciplinarietà che consideriamo attualmente come essenziale per condurre delle ricerche efficaci nella nostra disciplina. E quindi tutti insieme vi presenteremo i risultati raggiunti che hanno un interesse non soltanto per la paleopatologia, per la storia della medicina, ma anche per un certo, insomma, per certi aspetti anche per la medicina attuale. L'argomento di questo convegno sono i tumori, appunto, in paleopatologia. Attualmente, i tumori rappresentano un problema di sanità pubblica tra i più importanti e tra i più rilevanti perché i tumori rappresentano oggi la seconda causa di morte nei paesi sviluppati come l'Italia e molti altri paesi europei, dopo le malattie cardiovascolari. Quindi, le domande che ci si pone in paleopatologia e per le quali ci sono già delle risposte sono: esistevano tumori anche nel passato? Avevano la stessa incidenza rispetto ad oggi? Quali erano i fattori di rischio in passato a cui erano sottoposte le popolazioni antiche? La paleopatologia ha già sicuramente risposto a grandi linee a questi quesiti e quindi sappiamo che i tumori, in particolare quelli maligni, hanno accompagnato l'uomo fin dai primordi, dalle epoche più antiche, addirittura. Tumori maligni sono stati diagnosticati in resti di dinosauri, quindi non sono i tumori una malattia esclusivamente da considerare malattie della modernità, ma hanno accompagnato l'uomo fin dalla sua storia più antica. Per quanto riguarda la loro incidenza, sappiamo che sicuramente i tumori avevano un'incidenza diversa rispetto ad oggi.
C'è stato un attimo di interruzione a causa di un problema di collegamento con di collegamento con la professoressa Ciuffra. Ora vediamo se la professoressa torna. Diciamo che stava affrontando in generale il problema dello studio del cancro nell'antichità e in particolare in paleopatologia, sottolineando alcuni aspetti importanti come appunto la presenza fin da epoche molto antiche di tumori maligni e il fatto che quindi questi non siano da considerare una malattia esclusiva della modernità, ma siano diciamo attestati proprio da reperti fin da epoche molto, molto antiche. Dal punto di vista dell'organizzazione di questa giornata di studi, vedremo come gli argomenti che saranno trattati affronteranno una serie di casi appartenenti ad epoche assai diverse e quindi avremo modo di approfondire la presenza del cancro, comunque di agenti cancerogeni o comunque di cause di sviluppo di tumori da età, diciamo, protostorica fino all'età moderna. Saranno presentati quindi una serie di casi di studio importanti che sono stati sviluppati nel corso di questa ricerca di Ateneo. Dal punto di vista dell'organizzazione del pomeriggio di studi, la lezione introduttiva, il primo intervento sarà quello portato da professor Gino Fornaciari, che farà una lezione magistralis sulla presenza del cancro nell'antichità, illustrando alcuni casi importanti, soprattutto inerenti al complesso di mummie studiate presenti nella Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli, a cui diciamo il professore si è dedicato negli anni 80 e 90 e a cui sta dedicando tuttora buona parte del suo diciamo tempo di ricerca, di studio. Ma vedo che Valentina sta tornando e quindi Sì, vorrei allora ripasso. è il bello della diretta. Abbiate pazienza, ma è in corso una burrasca dove sono ora ed è saltata la corrente e non escludo che possa risuccedere, per cui in caso dovesse saltare la corrente vi chiedo di pazientare qualche minuto, il tempo di ripristinare la connessione. Dunque, stavamo dicendo che la paleopatologia ha dato delle risposte per quanto riguarda i tumori antichi, in particolare per l'incidenza, era molto diversa in passato rispetto ad oggi, perché per diverse ragioni, la prima delle quali la più importante è che l'aspettativa di vita in passato era molto inferiore rispetto ad oggi. Sappiamo oggi che la maggior parte dei tumori colpisce l'età avanzata. In passato l'età media della vita era molto più bassa rispetto ad oggi, per cui gli individui non raggiungevano un'età sufficientemente senile per sviluppare i tumori, morivano prima per altre malattie. Quindi poi non c'erano molti fattori di rischio che sono presenti oggi, come l'inquinamento, il fumo da sigaretta, le radiazioni, sostanze chimiche, eccetera. Però esistevano ugualmente dei fattori di rischio anche in passato, si pensi banalmente alle radiazioni ultraviolette che sappiamo benissimo favoriscono il tumore della cute. Quindi, in ogni caso, la conoscenza dei tumori maligni, ma anche benigni del passato, ci aiuta a conoscere la storia di queste malattie nei secoli, nei millenni, la loro evoluzione, la loro presenza in passato e ci aiuta anche in qualche modo a comprendere i meccanismi di carcinogenesi che sono importanti nella medicina attuale. Per cui, dal nostro punto di vista, per esempio, sono importanti screening estensivi su molti individui, in molti reperti scheletrici alla ricerca di questi tipi di patologie e ci aiutiamo, ci avvaliamo delle
tutte le più moderne tecnologie biomediche che ci mette a disposizione anche la medicina. Quindi per questo progetto il nostro obiettivo era quello di intanto fare uno screen su alcune serie scheletriche che avevamo a disposizione, che costituite da molti individui, quindi alcune centinaia di individui, e in particolare ci siamo concentrati su due serie scheletriche, una quella di epoca imperiale, quindi dal primo al terzo secolo d.C. in particolare, proveniente dalla città di Roma, grazie ad una collaborazione con la soprintendenza archeologica appunto di Roma. E l'altra serie scheletrica è quella di Pava, un sito in provincia di Siena, che è stata scavata appunto da un'equipe dell'Università di Siena e in particolare dal professor Stefano Campana, con il quale c'è una collaborazione pluriennale, ed è datato, questa serie scheletrica è datata al Medioevo, in particolare tra il X e il XII secolo. Si tratta di centinaia di individui che abbiamo studiato alla ricerca di evidenze di tumori, e quindi vi presenteremo alcuni di questi risultati. Un'altra parte del progetto è consistita nell'approfondimento di alcuni casi che erano già stati diagnosticati in passato, già studiati dalla divisione di paleopatologia, perché si tratta di reperti mummificati, quindi molto preziosi, perché appunto sono molto più rari rispetto ai reperti scheletrici e perché ci danno la possibilità di esaminare anche i tessuti molli. Per cui in questo la divisione di paleopatologia ha abbastanza un primato, perché i tumori diagnosticati nelle mummie sono pochissimi nel mondo e alcuni appunto sono stati studiati dalla nostra divisione, come vi illustrerà il professor Gino Fornaciari nella sua lettura magistrale. In particolare quindi abbiamo voluto approfondire uno di questi casi, l'ultimo che è stato trovato, sono state fatte delle analisi più approfondite, specifiche, tossicologiche, che hanno permesso anche di fare uno studio storico-medico sulle terapie utilizzate per contro il cancro. E poi un'altra ricerca molto importante che vedrete oggi, che vi illustreremo oggi, è quella condotta su un campione biologico sul quale le più recenti ricerche paleopatologiche si sono concentrate, e cioè il tartaro dentario. Sul tartaro sono state in corso negli ultimi anni molte ricerche di tipo microscopico e anche ricerche di DNA antico. È un tessuto biologico che si trova abbastanza comunemente nei reperti scheletrici e che dà moltissime informazioni. Una di queste ricerche particolarmente significativa è stata condotta proprio su questi reperti. Quindi intanto vorrei ringraziare l'Università di Pisa per aver finanziato questa ricerca, quindi tutti i collaboratori e i membri del team che hanno condotto le ricerche, e ricordo che potete fare delle domande. Abbiamo scelto di non porre le domande alla fine di ogni intervento, perché in questa modalità telematica potrebbe essere più complicato, per cui alla fine di tutte le relazioni daremo spazio alle domande del pubblico. Quindi potete già iniziare a scrivere le domande fin da ora. Quindi le potete scrivere sia su YouTube che su Facebook, e alla fine di tutte le relazioni cercheremo di porre quante più domande possibile ai diversi relatori. Ora veniamo quindi alla prima presentazione del convegno, veniamo quindi alla lettura magistrale che sarà condotta dal professor Gino Fornaciari. Il professore non ha bisogno di presentazioni, perché non temo smentite nel dire che è forse il paleopatologo più noto e più rilevante nel panorama nazionale, ma anche direi internazionale. È colui che ha fondato la scuola di paleopatologia all'Università di Pisa, conducendo ricerche pionieristiche fin dagli anni 80 del secolo scorso. In particolare uno dei settori più rilevanti delle sue ricerche è stato proprio quello nel campo della paleo-oncologia, in particolare sulle mummie dei re, dei sovrani e dei nobili della famiglia aragonese di Napoli,
che il professore ha studiato fin dagli anni 80, ma questi reperti non finiscono di stupirci, non finiscono di darci informazioni importanti, perché mano a mano che si va avanti col progresso delle ricerche e delle tecnologie continuiamo a studiare questi reperti. Quindi quello che vi farà vedere il professore è proprio paradigmatico per quanto riguarda lo studio dei tumori, perché vedrete che vi illustrerà come l'adozione di uno stile di vita simile per certi aspetti a quello attuale ha sottoposto personaggi dell'antichità, quando il cancro, i tumori maligni non erano così frequenti, agli stessi rischi, a rischi simili rispetto a quelli che corriamo adesso se seguiamo appunto certi stili di vita o regimi dietetici erronei. Quindi lascio la parola al professore, che ci farà proprio una lettura magistrale sul cancro nei reperti relativi alle mummie della famiglia aragonese di Napoli. Prego, professore. Grazie per la presentazione. Molte cose di quelle che dirò sono già state dette dalla professoressa Giuffra, e quindi potrò andare subito nel settore che ci interessa di più, quello cioè del... Ora attacco un attimo il timer, così non ci sono problemi. Dunque, vediamo. Avvia. E quindi vado subito, praticamente l'introduzione è già stata fatta molto bene dalla professoressa Jules, entro subito nel merito della mia presentazione. Presentazione, ora visualizzo il vero, comunque presentazione della diapositiva corrente. Il tema è il cancro alla corte aragonese di Napoli, questa corte importante, meno conosciuta di quella fiorentina, ma ugualmente importante, è più o meno coeva. È stata studiata, come ha detto la professoressa, sul campo negli anni 80-90, ma le ricerche continuano tuttora. La professoressa Giustra ha già detto che il cancro costituisce una problema importante, e in questo schema, in questa simulazione, si vede che purtroppo il cancro non calerà in futuro. Questa è una simulazione che va fino al 2030, e a parte le malattie cardiovascolari che arrivano intorno al 40%, il cancro occupa il 30%. Chiaramente in questa simulazione non era previsto il Covid-19, e le infezioni, quindi vedete, hanno una posizione minore. Anche questo è stato già detto, semplicemente c'è da dire che i decessi per cancro costituiscono il 25-30% dei decessi attuali. Ecco. Colpiscono in genere l'età media, sia maschile che femminile, con qualche variazione su cui ovviamente non entro. La situazione del secolo scorso, di fine 800, era completamente diversa. Il cancro, come vedete, costituiva il 4,5% della casistica dei decessi, mentre avevano grande prevalenza malattie infettive e anche, vi meraviglierà, le cardiopatie, ma queste erano le cardiopatie di origine reumatica, dovute a problemi infettivi che per fortuna ora sono stati superati. E come potete vedere, anche le malattie infantili erano importanti, e purtroppo i bambini pagavano la loro quota di decessi. Cancro in paleopatologia, c'è da dire che io mi riferisco a una casistica di qualche anno fa, che semplicemente perché me ne sono occupato nel 2010, ho messo insieme 150-960, diciamo così, casi di cancro in paleopatologia, che sono più o meno i tumori che si trovano
attualmente anche nelle casistiche attuali di vari tipi, su cui non entro, ovviamente carcinoma, mieloma multiplo, sono i vari tipi che si trovano ancora. E abbiamo visto che i casi, e come ha detto anche la professoressa, i casi del passato sono pochi e anche la casistica paleopatologica è scarsa, ma le cause sono quelle a cui è stato già accennato: l'età media della vita inferiore all'attuale, il cancro è una malattia d'età avanzata, assenza di fattori ambientali come l'inquinamento e soprattutto il fumo di sigaretta, ma aggiungerei la scarsa attenzione in passato da parte degli antropologi fisici che non erano interessati a questi aspetti, ma erano, per così dire, interessati soprattutto all'aspetto razziale. Ora non è più così e c'è un forte interesse, come vedrete, anche per queste ricerche. E poi non si esclude il cattivo stato di conservazione dei reperti. Non sempre i reperti sono in conservazione ottimale e quindi anche tutto questo giustifica la scarsità della casistica. Uno si potrebbe chiedere, ma allora però gli agenti cancerogeni c'erano solo oggi. Noi non siamo, come si dice, in un mare di sostanze cancerogene inquinanti, le automobili, lo smog, eccetera. Non è così. È chiaramente in passato lo smog, le automobili, eccetera, non c'erano, anzi lo smog c'era a Londra per la verità, ma comunque c'erano altri fattori, molti altri fattori cancerogeni, come ad esempio il trattamento dei cibi conservativi che poteva dare a origine in seguito all'invasione di funghi, a tossine, a aflatossine, certi poi cibi vegetali utilizzati in Oriente sono cancerogeni, c'erano già batteri ovviamente e virus oncogeni, tutti quelli che ci sono ancora, dall'HPV, all'Helicobacter pylori, epatite B e C, le lampade e i fuochi producevano idrocarburi cancerogeni, l'esposizione al sole molto intensa per popolazioni cacciatori e raccoglitori e anche per gli agricoltori, provocava neoplasie cutanee, come tuttora le provoca in quelli che si espongono troppo al sole. Piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori, soprattutto endogamici, potevano produrre delle neoplasie ereditarie. Le abitazioni rupestri, invase da un gas radioattivo che tutti conosciamo, il radon, possono dare neoplasie viscerale. E anche gli affioramenti naturali di asbesto, che addirittura veniva usato anche per certi tipi di ceramica, come è stato documentato in Corsica, potevano dare origine al cancro. A questo punto mi rifaccio a un'ipotesi di Grzmek, grande storico della medicina, che io ho avuto l'onore di conoscere, il quale ha prodotto questo schemino molto semplice e molto comprensibile. Secondo lui, le malattie infettive che dominavano in passato, provocando da un lato morti in giovanili, producevano anni insufficienti per sviluppare il cancro. Dall'altra parte, le malattie infettive che entravano in gioco anche durante l'evoluzione del cancro provocavano delle complicanze infettive per cui uno moriva di queste complicanze e quindi di queste complicazioni per cui non si sviluppavano metastasi ossee. E anche questo spiega la scarsa documentazione ossea di cancro inferiore all'attuale. Vediamo un po' quello che è l'argomento della lecture, cioè il caso di cancro dei nobili spagnoli della Basilica San Domenico Maggiore a Napoli, che io e il mio gruppo ha esplorato negli anni 80-90. San Domenico Maggiore costituisce una delle più importanti e direi anche più belle chiese di Napoli, ma quello che conta è che era il mausoleo, cioè per dire, il pantheon dei sovrani aragonesi, i sovrani della dinastia aragonese che dominarono Napoli, il regno di Napoli, dalla fine del 400, praticamente fine 400, prima del 500.
E qui vedete la situazione della sacrestia di San Domenico Maggiore, con tutte queste deposizioni, si chiamano arche, ognuna delle quali contiene i corpi di sovrani, principi aragonesi di questo periodo. Noi le abbiamo tutte esplorate e fu un lavoro duro, mi ricordo, negli anni 80-90, anche con mezzi limitati, utilizzando anche apparecchiature per l'epoca abbastanza avanzate, ma da considerare obsolete. Pensate solo alle radiografie fatte sul campo, che venivano sviluppate in un sottoscala, perché tutto è stato studiato sul posto. Queste sono le arche, è uno dei lati della sacrestia, e qui vedete le arche, che sono appunto i sarcofagi che contengono i corpi dei sovrani e dei nobili, poste a circa 4 metri di altezza, e qui invece in basso vedete le arche reali che contengono i sovrani aragonesi, cioè Ferrante I d'Aragona, Ferrante II, la regina Giovanna, insomma i personaggi più importanti che abbiamo avuto la possibilità di studiare. È un contesto, vedete, anche dal punto di vista artistico molto importante. Il primo personaggio che vi presento è Ferdinando Orsini, duca di Gravina in Puglia, della famosa famiglia ovviamente romana, ramo meridionale, importante anche dal punto di vista storico, perché suo padre ebbe a che fare con il Borgia e fu uno di quelli fatti fuori dal Valentino durante la famosa famosa riunione che lui fece. E comunque lui era il figlio di questo, non era quello che fu eliminato dal Valentino. Ebbe dei problemi comunque, perché furono confiscati tutti i beni che poi gli furono restituiti. In ogni modo, comunque, poi ebbe l'onore di essere sepolto in San Domenico Maggiore. Qui vedete la sua cassa, cioè la sua bara al momento dell'apertura, e vedete, perfettamente conservato. Qui abbiamo il corpo spogliato, e qui c'è una ricostruzione, era vestito con un elegante vestito rinascimentale. La cosa che ci colpì fu il fatto che era, per così dire, velato. La velatura non era un costume maschile, ma esclusivamente femminile. Ed era velato perché era stato colpito, vedete, era da una lesione destruente della faccia che gli aveva distrutto l'orbita sinistra, il naso, la base del naso e buona parte anche delle strutture interne. E che c'è da dire? Questa lesione, anche dal punto di vista radiologico, è molto invasiva, quello che ha risolto il problema è stato l'esame istologico, cioè il microscopio, che ha dimostrato che ci si trova di fronte a un carcinoma a cellule basali, eccolo qui, caratterizzato dalla presenza di questo orletto di cellule più scure, un carcinoma a cellule basali che naturalmente provocò la distruzione dell'orbita, perché non era ovviamente possibile, non c'erano terapie chirurgiche di questo tipo. Per quello che riguarda la etiologia di questo tumore, è chiaro che si tratta di, il motivo è da ricercarsi in motivi naturali, e io mi immagino questo nobiluomo che andava a giro per le sue tenute nel sud e si esponeva al sole. Notate che aveva per l'epoca una età discreta, oltre 60 anni, in esposizione al sole, raggi ultravioletti, e quindi età relativamente avanzata, e comparsa dell'epitelioma a cellule basali. L'altro caso di cui parlerò è un caso pubblicato da tempo,
che riguardò un sovrano, Ferrante I, che fu re di Napoli dal 1458 al 1494. Vedete, lo vedete mentre entra trionfante in Napoli, dopo aver debellato la congiura dei baroni. Questo è il suo sarcofago, che è stato restaurato. E quello che è interessante dal punto di vista paleopatologico e dal punto di vista istologico è soprattutto quello che abbiamo trovato a livello rettale. Abbiamo trovato una neoplasia del retto, in cui, come potete vedere qui, si vedono ancora bene dopo l'idratazione le cellule tumorali, più che le cellule, insomma la massa tumorale che sta infiltrando il tessuto muscolare. Quindi il nostro sovrano era affetto da un tumore maligno del retto e morì di questa malattia, che qui potete vedere abbastanza solido, formava qualche ghiandola, insomma, di ghiandole, ma non benissimo, rispondeva ancora alle citocheratine vedete queste cellule mostruose anche a livello del microscopio, a livello del microscopio elettronico, sono cellule neoplastiche. Tanto per farvi vedere la caratterizzazione, la tipizzazione di questa neoplasia, con mezzi moderni, a parte l'istologia di base, in cui si vedono bene le cellule e le ghiandole, le pseudoghiandole tumorali, qui vedete l'invasione della parete muscolare, vedete delle fibre muscolari striate del retto che ci sono, che sono infiltrate dal tumore. In questo caso invece una colorazione istochimica con alcian blu ha messo in evidenza il muco, quindi si trattava di un tumore mucinoso, mucoso tipico anche del colon retto. Ovviamente vi ho detto rispondeva alle citocheratine, quindi era un tumore epiteliale ed era un tumore abbastanza aggressivo perché la reazione immunoistochimica con la PCNA nucleare dimostrava una notevole proliferazione del tumore, delle cellule tumorali. Quello che vi faccio vedere ora è un dato ormai storico. È un esperimento pionieristico che fu fatto nell'Istituto di Anatomia Patologica proprio ai primordi della paleobiologia molecolare. Grazie alla collaborazione del laboratorio che era stato messo su dal professor Bevilacqua e anche attualmente dal professor Marchetti, che è ordinario di anatomia patologica a Chieti, all'Università di Chieti, fu possibile per la prima volta al mondo individuare qual era la mutazione che aveva provocato il tumore del sovrano. Questa mutazione, che si vede bene qui, in questo sistema abbastanza, diciamo, pionieristico per l'epoca, in dot e blot, cioè in goccia, si vede che la sequenza normale GGT, cioè guanina, guanina, timina, questa triplettina che forma un aminoacido che si chiama glicina, era mutata in GAT, guanina, adenina, timina, che codificava l'aminoacido acido aspartico. Era una mutazione puntiforme, come si dice, quindi riguardava solo una piccola mutazione del DNA, sufficiente però per promuovere e scatenare il tumore. Successivamente, in collaborazione con l'Università di Roma, abbiamo sequenziato anche questa mutazione, abbiamo visto che era una mutazione del codone 12, è una parte del gene, dell'oncogene KRAS, e qui vedete il sequenziamento diretto. Il motivo dell'origine del tumore è da ricercare, poteva essere ricercato in svariati motivi. Andammo a cercare sostanze cancerogene che potevano essere presenti alla corte aragonese,
e le escludemmo praticamente tutte, sostanze chimiche, ad esempio anche il salnitro che veniva usato come conservante e che ha un'azione cancerogena, fu eliminato perché scoperto e utilizzato solo nel 600. Quello che invece provocò il tumore acquisito, la mutazione acquisita del sovrano, fu la sua alimentazione estremamente ricca in questa classe sociale di carni rosse, che provocava la formazione, in seguito a esposizione al fuoco, anche alla stessa digestione, di composti nitrosi organici, cosiddetti NOC, che con un processo di alchilazione mutavano l'oncogene, il gene K-RAS, che dava origine, la cui mutazione provocava l'origine del cancro. Tenete presente che il K-RAS normale, KRAS, è un gene soppressore, quindi che non favorisce la proliferazione neoplastica. Quindi la sua modifica era all'origine del tumore. Qui potete vedere delle immagini del sovrano in varia età, 40 anni, era già grassoccio anche da giovane, ma aumenta la sua obesità a 40-50 anni, e vedete nelle ultime raffigurazioni è abbastanza grasso, obeso. Anche aveva aterosclerosi della carotide comune, anche questo fattore metabolico importante, forse di origine alimentare, e le indagini paleonutrizionali dimostrano una notevole elevati livelli di azoto 15 e quindi di un'alimentazione carnea molto 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 abbondante. Anche attualmente il cancro del colon retto è frequente nelle popolazioni che si consumano una maggiore quantità di carni rosse, di carni, ad esempio nei neozelandesi, e invece ad esempio nei nigeriani, nei giapponesi, vedete che il tumore del colon è meno frequente. Ecco, come ha detto la professoressa Valentina, questi sono tutti dati che possono essere utilizzati anche attualmente. Il motivo di conservazione del tumore così perfetto è dovuto allo stato, alla conservazione del corpo, che fu trattato con imbalsamazione, con sostanze conservanti, che oltre a conservare il corpo, conservarono anche il tumore rettale, che non fu asportato, per fortuna, dagli imbalsamatori. Quindi le abitudini all'ambiente alimentare della corte napoletana del XV secolo e le abitudini alimentari del sovrano giustificano ampiamente l'insorgenza di questa neoplasia. Il caso più recente, proprio dell'anno scorso, è quello di un principe napoletano, Luigi Carafa, principe di Stigliano, che inizialmente io avevo, per così dire, trascurato, interessato dal sovrano, da Ferrante, dal tumore di Ferrante, avevo trascurato questo caso, che invece fu studiato, ad esempio, questa è l'autopsia, i prelievi istologici furono poi seguiti da Raffaele Gaeta, che mi aiutò e che partecipò a questa ricerca. Quello che ci colpì fin dall'inizio fu la perfetta conservazione delle pareti dell'intestino, delle pareti del colon. Come potete ben immaginare, il colon e l'intestino non si conserva nelle mummie naturali come questa, perché va incontro a putrefazione. In questo caso invece la mucosa colica era perfettamente conservata, ma era conservata anche la parete colica, era perfettamente conservata la parete muscolare e anche la sutta serosa. Non solo, ma fu possibile studiare anche la struttura del tumore, che inizialmente sembrò essere un tumore benigno, cioè un adenoma cosiddetto villoso, perché caratterizzato da tutte queste papille che si formano,
che rispondeva bene ovviamente alle citofi latine, però a un certo momento, andando avanti nella ricerca, scoprimmo che il tumore non era così innocuo, non era un tumore benigno, sia pure avanzato, come l'adenoma villoso, ma aveva già un'infiltrazione di cellule neoplastiche nel peduncolo e anche nella sottomucosa. Quindi in un primo tempo fu diagnosticato come un tumore allo stadio del colon, adenocarcinoma del colon allo stadio T1. Fu fatta poi tutta una batteria di immunoistochimica, come si usa in questi casi, partendo dalle citocheratine, che dimostrano che erano cellule epiteliali, usando poi altri anticorpi come CK20, che colorano le cellule colorettali, CDX2, sempre per le cellule colorettali, il Ki67, che dimostra una discreta proliferazione, e anche la P53, che dal punto di vista immunologico mette in evidenza un gene suppressore, quindi un gene che doveva controllare la neoplasia e che non la controllava in quanto mutato. A questo punto, andando avanti con le indagini istologiche, ci accorgemmo che il tumore non aveva invaso solo la sottomucosa, solo i peduncoli delle strutture villose dell'adenoma villoso, ormai tumore, ma si era diffuso anche al tessuto adiposo sottoseroso. E qui lo vedete, si vede bene, se sono cellule neoplastiche, se tessuto adiposo e c'è l'invasione. Quindi la diagnosi fu quella di un adenocarcinoma ben differenziato del colon allo stadio T3, insorto su un tumore inizialmente benigno, che è l'adenoma villoso. Il nostro Luigi Carafa, anche lui, aveva un'alimentazione ricca di carne, anche se meno cospicua di quella di Ferrante da Laguna, però insomma anche lui era un carnivoro quasi puro, quindi la causa di questo tumore, di questi tumori colici, è da ricercare nell'alimentazione. Che c'è da dire ora? Anzitutto vorrei ribadire che una cosa che forse non avete colto. Questo che vi ho fatto vedere, queste cellule conservate in maniera eccezionale, sono cellule che hanno quasi 500 anni, quindi risalgono a un'epoca remota, e quindi si sono conservate in maniera eccezionale. Questo è un fatto importante, di cui parlerà poi Antonio Fornaciani. Ma è chiaro che il tumore dava origine nel Carafa ha emorragie e fenomeni subocclusivi con le relative coliche che in qualche maniera i medici di corte dovevano trattare. Sto controllando il tempo, vedo che c'ho ancora 7 minuti, no, insomma comunque sto finendo, e quindi questo straordinario tumore maligno, unico nella letteratura paleopatologica, ovviamente viene utilizzato e presto avremo delle informazioni anche di tipo molecolare. Allora, a questo punto, le ultime considerazioni che si possono fare su quello che riguarda la corte aragonese di Napoli. Intanto la casistica è molto esigua, è molto limitata, si tratta di solo su 38 mummie indagate, solo 11 sono perfettamente conservate. Ma su queste 11 ben conservate ci sono ben 3 casi di cancro. In individui di una certa età, che hanno superato i 60 anni, 64 e 71 anni. Questo fatto è molto importante perché anche se si tratta di una casistica, ripeto, sono il primo a dirlo, esigua, si raggiunge il 27%, grosso modo, di percentuale di tumori maligni che si avvicina molto al 30% attuale nei paesi ovviamente sviluppati, occidentali.
se ne deduce che il cancro in queste classi sociali elevate doveva essere relativamente frequente. Quello che c'è da fare in futuro, anche su questi materiali che sono in corso di studio, a parte diagnosi più macroscopiche, più accurate sul materiale anche osseo, di cui verranno fatte delle, verranno presentati dei casi, come vedrete nel corso del convegno, quindi aumento della casistica, quello che conta è la tipizzazione molecolare degli oncogeni, oltre il K-RAS e la P53 che abbiamo già fatto, in maniera da ricostruire, da fare proprio una vera e propria ricostruzione diacronica nel tempo della patogenosi neoplastica. E con questo concludo, questa è la sede della Scuola Medica di Pisa e questo è il nostro istituto di anatomia patologica in cui vengono eseguite queste indagini. Allora ho terminato. Bene, grazie professore per questa lettura magistrale che, come vi dicevo, ci illustra molto bene come lo stile di vita influisca sull'insorgenza dei tumori, come sappiamo bene dalla clinica attuale. La seconda relazione si collega alla lettura magistrale del professore e verrà illustrata dal dottor Antonio Fornaciari, che ha condotto questa ricerca in collaborazione con Silvio Chericoni, che ha curato la parte, le analisi istologiche, le analisi tossicologiche, e in collaborazione con la professoressa Maura Castagna e il dottor Raffaele Gaeta, che invece si sono occupate della parte istologica. E quindi illustrerà il proseguimento dell'analisi sulla mummia, l'ultima mummia che ha presentato il professore, anche dal punto di vista storico-medico, cioè i risultati delle analisi tossicologiche e i risultati anche delle indagini storico-mediche per spiegare la presenza di metalli pesanti in questa mummia, che sono da ricondurre alle terapie condotti durante questa epoca contro il cancro. Anche qui sono ricerche abbastanza comunque rilevanti, perché sono poche poi le notizie dirette, le testimonianze, le evidenze dirette di terapie contro queste malattie in questa epoca. Quindi la parola al dottor Antonio Fornaciari, e questa ricerca ha valso, i risultati di questa ricerca hanno valso la pubblicazione sulla prestigiosa rivista The Lancet Oncology. Prego Antonio. Sì, buonasera a tutti. Mi ricollego quindi all'intervento precedente per approfondire il caso dell'adenocarcinoma di Luigi Carafa, principe di Stigliano. Perché? Perché questo studio ci ha permesso, partendo da un'indagine di tipo paleopatologico, di giungere anche a delle scoperte che riguardano le pratiche terapeutiche legate proprio alla cura, diciamo in questo caso del cancro, ma vedremo a che grado di consapevolezza per i medici dell'epoca si potesse trattare in questo caso di cancro, e comunque ha, diciamo, permesso di comprendere anche come si poteva sviluppare una terapia originale, come era appunto l'applicazione di sostanze chimiche alla cura di una malattia interna. La prima immagine che vi mostro mi serve per ricollegarmi a quello che è stato detto e per sottolineare l'importanza dello studio. Già è stato fatto, ma mi preme di dire che si tratta di un insieme, quello della sacrestia di San Domenico Maggiore a Napoli, di grande rilevanza per la paleoncologia dei tessuti molli, perché noi sappiamo in letteratura esserci 5 casi noti di tumori maligni dei tessuti molli, e ben 3 provengono proprio da questo contesto napoletano, quindi ha una grande importanza. Luigi Carafa, questo personaggio che è stato già presentato in parte, è un esponente dell'aristocrazia napoletana tra i più importanti, appartiene alla famiglia Carafa, i Carafa della Stadera, che sono una delle famiglie più eminenti dell'aristocrazia napoletana del Cinquecento, e è uno sicuramente degli esponenti più importanti, famoso all'epoca per la propria ricchezza, per la sua liberalità. Per dare un quadro del personaggio, diciamo che
è famoso per aver partecipato ad esempio all'incoronazione nel 1530 dell'imperatore Carlo V, giunse a Bologna accompagnato da un seguito di 100 cavalli montati, di cui poi fece dono a vari membri dell'aristocrazia spagnola, guadagnandosi il titolo di Grande di Spagna da parte dell'imperatore. Quindi ecco, questo dà un'idea un po' della sua figura, che è una figura nota proprio per la sua liberalità e generosità e ricchezza, per lo stile di vita lussuoso che conduceva. Ma l'eccezionalità di questo caso non risiede evidentemente nell'aspetto biografico del personaggio, quanto nelle caratteristiche del tumore, che è stato già illustrato dal punto di vista istologico e immunistochimico. Ma l'eccezionalità, ecco, è la conservazione di questo caso. Conservazione, la mummia naturale del Carafa, che è una mummia ben conservata anche a livello macroscopico. Qui vedete nella figura B e soprattutto nella C la presenza ancora di anse diciamo intestinali, da cui sono stati ricavati i campioni sottoposti poi a istologia e immunostochimica, e la perfetta conservazione delle cellule tumorali, cosa che stupisce dopo 500 anni, più o meno 500 anni dalla sua morte, e che è stato il primo oggetto della nostra indagine. Ci siamo domandati, cioè, come mai aveva raggiunto questo grado di conservazione, com'era possibile che avesse conservato in particolare cellule del colon, quindi l'intestino, che come sappiamo è la prima parte, no, la più putrescibile nel corpo di un individuo, la prima che va in corso a degrado quando iniziano i processi putrefattivi. La risposta ci è venuta da una serie di indagini analitiche fatte presso il laboratorio di tossicologia forense dell'Università di Pisa, quindi grazie alla collaborazione del professor Silvio Chericoni, del dottor Fabio Stefanelli, in cui appunto campioni di colon sono stati analizzati con la spettroscopia ad assorbimento atomico. Si è visto che all'interno dell'intestino del colon c'era una quantità abnorme di piombo e di rame. Quindi 50 ppm di piombo e 53,5 ppm di rame rispetto a una concentrazione normale, che nel colon di solito è di 0,04 ppm per il piombo e di 0,12 ppm per il rame. È stato quindi effettuato un'analisi di controllo su campioni di muscolo striato, che hanno rivelato pure lì una presenza, diciamo, tossica comunque di piombo e di rame, ma non ai livelli riscontrati all'interno dell'intestino. Questo tipo di indagine ci ha permesso di rispondere ad alcune domande, cioè la presenza di questi metalli era evidentemente dovuta da un'introduzione dei metalli o per os, per via orale o per via intestinale, attraverso una pratica ad esempio di clisterio, dell'enema, che poteva essere stato fatto all'individuo nelle fasi finali della sua esistenza. Questo dato come è possibile quindi interpretarlo? È possibile interpretarlo come un intervento artificiale, evidentemente terapeutico, che diciamo i medici di corte o il medico di corte aveva messo in pratica per curare questo illustre paziente. La domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è: ma questo tipo di cura era stata fatta sulla base di una consapevolezza della malattia, cioè del tumore che affliggeva il nostro principe di Stigliano, oppure era, diciamo, qualcosa che era stato messo in pratica per combattere i sintomi che i medici percepivano, cioè vale a dire diciamo emorragie a livello intestinale, dolori, crampi intestinali o probabilmente anche blocchi parziali, occlusioni parziali dell'intestino. Facendo un breve excursus a questo punto su quella che è l'idea, cioè che sta alla base della nozione di cancro in età rinascimentale, dobbiamo un po', per rispondere appunto, rifarci a quelli che sono i paradigmi generali con cui i medici del periodo potevano o meno interpretare l'eziologia e il significato dei tumori. Diciamo che nel 500 ancora la concezione che sta alla base
dell'eziologia dei tumori è quella di stampo galenico, di tipo umorale. Vale a dire che il cancro è visto come una malattia non locale, ma come una malattia sistematica generale dovuta a uno squilibrio degli umori, soprattutto a uno squilibrio della bile, della bile nera, che ha poi conseguenze locali in seguito alla produzione di tumefazioni, di tumori freddi localizzati. Quindi non come in effetti è, cioè una malattia diciamo locale che poi ha un processo di metastasi che si diffonde poi al resto dell'organismo, ma al contrario come una malattia generale che ha diciamo degli effetti e delle conseguenze locali. Nella tradizione medica antica, già ippocratica, ma poi soprattutto galenica, i tumori, soprattutto se interni, erano visti come incurabili. Diciamo che di fatto nella tradizione dei testi galenici, in genere, quando si parla di tumori occulti o comunque di tumori interni, più che altro si fa riferimento ai tumori delle donne, vale a dire dell'utero interno. Però ecco, possiamo diciamo estendere questo tipo di visione un po' in generale a tutti quelli che possono essere i tumori interni, su cui chiaramente la medicina dell'epoca aveva poche possibilità di intervenire, nessuna possibilità ovviamente di intervenire chirurgicamente. Gli unici tumori che erano oggetto di attenzione da parte dei medici del tempo, anche e soprattutto dai chirurghi del tempo, erano quelli ad esempio mammari, quindi il cancro della mammella, su cui effettivamente si interveniva, ma non è comunque il nostro caso. Proprio tra la seconda metà del Cinquecento e poi gli inizi del Seicento si hanno tuttavia dei progressi anche per quello che è lo sviluppo delle teorie sulla cancerogenesi. È ancora dominante il paradigma umorale, ma soprattutto nel sud d'Italia si stagliano alcune figure che effettivamente permettono di fare dei passi avanti anche in campo oncologico, diciamo così. Una di queste è Gianfilippo Ingrassia, che appunto pubblica a Napoli a metà del Cinquecento un trattato sui tumori contro natura. Tumori contro natura è una dizione di tipo galenico che identifica proprio le masse tumorali che in alcuni casi possono essere identificate o rispondono a quelle che noi identifichiamo come neoplasie, poi comprendono anche altri tipi di rigonfiamenti di origine patologica. Ancora maggiore è l'apporto che viene portato dall'altro grande chirurgo, da un grandissimo chirurgo napoletano, cioè Marco Aurelio Severino, che nel Reconditam Scessum Natura descrive lo sviluppo dei tumori, ma in relazione anche ai tessuti che vengono colpiti. È già un passo notevole verso la conoscenza di questo tipo di patologia. In realtà, nel nostro caso, cioè in quello di Luigi Carafa, che muore nel 1576, noi non possiamo sapere se effettivamente i medici del tempo si accorsero della presenza di un cancro interno, però sicuramente si accorsero dei sintomi, delle conseguenze che la presenza di questo cancro provocava nel principe, vale a dire le enterorragie, fenomeni subocclusivi, coliche, dolori addominali che possiamo ipotizzare proprio affliggessero questo personaggio. E quindi diciamo che l'assunzione di sostanze, che gli erano la somministrazione di sostanze per os o via enema a base di metalli, come appunto il piombo e il rame, potevano essere state somministrate proprio come composti che dovevano fermare e bloccare le emorragie intestinali, quindi con valenza astringente. Su questo aspetto ci siamo in particolare soffermati per arrivare diciamo a una comprensione maggiore di quella che poteva essere la farmacopea del tempo, soprattutto nell'uso iniziale della chimica nella cura delle malattie. Come è noto, il pioniere e fondatore in un certo senso della chemioterapia è questo personaggio che qui ho riportato, in cui vi mostro questo ritratto famoso, vale a dire Theophrastus Bombast von Hohenheim, meglio noto come Paracelso, medico e alchimista svizzero che si oppone tra i primi all'autorità di Galeno, interpretando i fenomeni patologici non più come risultato di una difficoltà, diciamo di una discrasia umorale,
ma come risultato della precipitazione di sostanze chimiche nell'organismo. Anche il cancro, secondo Paracelso, ha questa origine, e quindi lui introduce per primo l'utilizzo, anche per via interna, quindi non solo esterna, di sostanze chimiche, e in particolare dei metalli, come il piombo e il rame, e anche mercurio, ferro, zinco, arsenico. E per questo tipo di terapia, chiaramente viene molto criticato dai medici ancora di stampo galenico, dai galenisti, che dicono che questo tipo di farmacologia è molto pericolosa, ma lui ne è consapevole della pericolosità, famoso la sua concezione, no, della velenosità dei composti, per cui è la dose, no, che fa il veleno, non è la sostanza in sé. Lui ritiene che alcune di queste sostanze invece siano utili nella cura anche dei tumori, quindi anche di svariate altre malattie. Diverse di queste formule per curare il cancro si trovano ad esempio in un'opera che viene pubblicata, come molti altri scritti di Paracelso, dopo la morte del medico, il De Gradibus. Venendo più al nostro caso, ci siamo chiesti quali tipi di sostanze possono aver dato origine a questa presenza così abbondante di piombo e di rame. La prima sostanza ad essere indiziata è il cosiddetto zucchero di Saturno, che è una sostanza a base appunto di acetato di piombo, noto anche in letteratura come cerussa acetata, zucchero di piombo, magistero di Saturno, sale di Saturno, e viene utilizzata per svariati composti, soprattutto anche in età, diciamo, anche precocemente per uso esterno. È una sostanza che viene rivalutata ad esempio nella medicina settecentesca, famosa è l'acqua vegeto minerale di Goulart, che si autoproclama scopritore di questo preparato a base di, diciamo, acetato di piombo e acqua, ma in realtà, se noi facciamo delle ricerche nella farmacopea, nella medicina anche tardo medievale, vediamo che il primo a valorizzare questo composto a base di acqua e acetato di piombo è un altro medico italiano, vale a dire Antonio Guarnerio, un medico pavese che già crea questa sostanza che chiama latte virginale e che usa soprattutto per uso esterno. Bisogna però arrivare alla proto-iatrochimica, alla iatrochimica dei paracelsiani, per trovare l'uso di questi composti anche, diciamo, somministrati per via interna. Quindi siamo, diciamo, nella seconda metà del XVI secolo, proprio l'epoca a cui risale, insomma, la nostra mummia, la mummia di Luigi Carafa. E troviamo tracce consistenti, più che tracce, prove dell'uso sia del piombo che del rame in vari autori. Qui ne ho citati alcuni, come ad esempio Thomas Erastus, che in realtà è un avversario di Paracelso. Lui scrive una sorta di trattato contro la medicina paracelsiana, ma se la prende soprattutto con le concezioni teoriche di Paracelso, mentre approva o accetta l'uso di alcune sostanze chimiche per la cura, per la terapia, quindi tra cui anche l'uso del piombo. Oppure Angelo Sala, un altro medico italiano, vicentino, che riporta varie formule rame ad uso interno. Ancora in epoca più avanzata, Etmüller e altri, diciamo, anche medici soprattutto di area germanica, mentre per quel che riguarda il rame pure lo troviamo utilizzato in vari composti, come ad esempio il liquido cuproammoniacale, che pure è utilizzato dallo stesso Paracelso. Ora, come calare questa realtà, diciamo, che abbiamo visto della medicina iatrochimica, della chimica utilizzata nella cura di variate patologie, tra cui anche i tumori, nell'ambiente napoletano della seconda metà del XVI secolo? In storia della medicina molte volte troviamo, no, una sorta di divisione quasi geografica tra le aree di influenza che sono proprie della medicina paracelsiana, innovativa e antigalenica, e invece le aree, diciamo, più conservatrici, che sarebbero proprio del mondo, diciamo, spagnolo, francese anche, o comunque mediterraneo. In realtà nel Regno di Napoli noi assistiamo a un estremo fermento di studi, e un po' in generale nella penisola italiana, e quindi si distingue ad esempio anche dalle posizioni più conservatrici, non so, dei medici francesi,
in cui si accetta effettivamente l'uso anche di nuove sostanze che derivano dall'elaborazione dei metalli, e io ho trovato delle conferme a questo, intanto semplicemente leggendo alcuni testi sull'alchimia, no? Nel Regno di Napoli ci sono delle figure come ad esempio quella di Giovan Battista della Porta, che fonda l'Accademia Secretum Naturae, l'Accademia dei Segreti a Napoli nel 1560, e che era un convinto paracelsiano. Si occupa Giovan Battista della Porta di svariati problemi di scienze naturali, anche di alchimia ovviamente, anche di magia, però intendendo per magia una concezione, diciamo, più ampia di quella che è normalmente, ebbe anche dei problemi, diciamo, per questo motivo con l'Inquisizione. Un altro dato interessante è di aver verificato che ci furono dei rapporti tra Giovan Battista della Porta e, diciamo, più in generale tra i membri della sua famiglia e la famiglia Carafa. Addirittura, diciamo, noi sappiamo che i medici del tempo e gli alchimisti erano anche noti per interpretare, ad esempio, i segni, no? Astronomici o comunque il destino, facevano anche degli oroscopi. Questo ci può sembrare strano oggi, ma anche Galileo stesso, no? Che pure il fondatore della scienza sperimentale, si dilettava ad esempio di oroscopi. Ebbene, Giovan Vincenzo della Porta era in stretto contatto con vari esponenti della famiglia Carafa. È documentato ad esempio un contatto strettissimo con Antonio, che è il terzo principe di Stigliano e figlio di Luigi Carafa. Quindi, diciamo, questo ambiente paracelsiano era ben presente, ben vivo anche nel Regno di Napoli. La cosa che appunto volevo sottolineare è come anche dallo studio paleopatologico, apparentemente lontano, distante, no? Magari nello studio dei reperti patologici, dalla ricostruzione apparentemente, dico, di un ambiente come potrebbe essere quello della teoria, delle teorie alchemiche o anche mediche, è invece possibile acquisire nuove fonti e dati nuovi e interessanti per lo studio della storia della medicina, e quindi mettere a confronto fonti di tradizioni diverse. Lo studio del tumore di Luigi Carafa, principe di Stigliano, ha suscitato grande interesse, e anche questi aspetti, diciamo così, relativi alla terapia chimica a cui è andato soggetto l'individuo, sono stati poi, insomma, sono confluiti poi in questa pubblicazione sulla rivista The Lancet Oncology. Con questo, ecco, vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Antonio per questa presentazione. Vi ricordo che se volete fare delle domande potete cominciare a scriverle sui canali social, e lì le passeremo ai relatori alla fine di tutte le presentazioni, quindi potete scrivere già tranquillamente le vostre domande. Passiamo quindi alla successiva presentazione, che è quella della dottoressa Giulia Riccomi, che ci presenta i risultati di una revisione critica della letteratura riguardante un tumore maligno che colpisce le plasmacellule, che è il mieloma multiplo. L'analisi dell'edito ha permesso di appurare quali possano essere i casi di mieloma multiplo riscontrati in paleopatologia. Ne sono stati esclusi alcuni perché non rispondevano ai requisiti diagnostici minimi per essere considerati come plausibili in paleopatologia, e quindi questo studio ha permesso di evincere che le evidenze paleopatologiche non arrivano a una trentina di casi. E questo lavoro è stato pubblicato sull'International Journal of Paleopathology. Quindi lascio la parola alla dottoressa Riccomi per questa presentazione. Buon pomeriggio a tutti. Come appunto introdotto dalla professoressa Giuffra, il mio contributo è relativo appunto ad una sorta di revisione critica delle evidenze di mieloma multiplo in paleopatologia. Parto brevemente in una definizione di che cosa sia il mieloma multiplo. Appunto è un tumore maligno, una plasia maligna, che colpisce le plasmacellule del midollo osseo, che sono deputate alla produzione di anticorpi. Il meccanismo tumorale prevede
un'attività osteoclastica importante, un aumento importante di attività, quindi di riassorbimento osseo, che non è poi equiparata e bilanciata adeguatamente con una attività osteoblastica, quindi nuova produzione ossea. I sintomi clinici del mieloma multiplo sono relativi all'affaticamento, a dolore osseo, infezioni ricorrenti e anche a una funzionalità renale alterata. Ad oggi sappiamo che il mieloma multiplo rappresenta l'1% di tutti i cancri nel mondo, mentre se facciamo un focus solo in relazione alle neoplasie maligne del sangue, rappresenta la seconda, appunto, più comune. Per quanto riguarda i fattori di rischio relativi al mieloma multiplo, attualmente la clinica ci dice che un primo fattore di rischio relativo alla componente genetica. Inoltre anche il sesso maschile sembra essere un fattore di predisposizione, nonché l'età avanzata. Sappiamo infatti che il mieloma multiplo dalla clinica insorge non prima della quinta decade. Poi esiste anche una storia familiare positiva di questa gammopatia monoclonale, che è un disordine che prevede una sovrapproduzione di immunoglobuline, e i soggetti che sono affetti da questa gammopatia e sono anche obesi, l'obesità risulta essere anch'esso un fattore di rischio. A questo si va ad associare anche tutta una serie di fattori ambientali, quindi esterni, come per esempio sostanze chimiche di vario genere, pesticidi, a benzene, radiazioni. Per quanto riguarda il contributo specifico appunto della revisione critica in paleopatologia, che è stata pubblicata congiuntamente con il professor Fornaciari e con la professoressa Giuffra, in questa slide vi illustro un po' quelli che sono stati i cosiddetti criteri di inclusione e di esclusione che sono stati stabiliti, qua riassunti sulla sinistra, e che hanno permesso poi di fare tutta una serie di screening della letteratura andando a interrogare i database. Infatti, se voi vedete nella Prisma flowchart, il numero iniziale è molto più elevato e poi a seguito di successivi step relativi all'eliminazione di risultati in duplicato, ma anche tutta quella parte di letteratura che non rispondeva ai criteri di inclusione o doveva essere esclusa secondo i criteri di esclusione, in particolar modo tutta la letteratura cosiddetta grigia, quindi non sottoposta a peer review, siamo arrivati ad un numero finale di evidenze paleopatologiche riferibili al mieloma con un numero di 25. Quindi si parte da un numero più elevato e quelle accertate secondo, diciamo, questo schema di inclusione e di esclusione, il numero finale 25 evidenze. Il motivo che sta alla base di questa revisione è sostanzialmente quello di cercare di fare il punto della situazione e rendersi conto di cosa effettivamente lo possiamo considerare come evidenza paleopatologica, perché il mieloma ha alcune caratteristiche che, seppur vero che sono abbastanza tipiche, non sono però patognomoniche, quindi non sono proprie del mieloma multiplo, e quindi ci possono essere alcune patologie che concorrono ad una errata diagnosi. In particolare, nella diagnosi differenziale, che viene presa in esame solitamente quando si tratta di mieloma multiplo, c'è da tener conto anche del carcinoma metastatico, nonché poi di un'altra, appunto, neoplasia maligna della leucemia, e poi altre malattie come la istiocitosi, cellule di Langerhans, e anche sarcoidosi. In una diagnosi differenziale, che è possibile distinguerle in battuta finale rispetto al mieloma, tenendo conto soprattutto della morfologia e della dimensione della lesione, nonché anche dell'età di insorgenza, soprattutto se teniamo in considerazione l'insorgenza tipicamente in fase adolescenziale di bambini per l'istocitosi a cellule di Langerhans. In questa slide invece è mostrato quali sono le aree maggiormente colpite dal mieloma multiplo. Quindi sono aree dello scheletro più ricche di midollo osseo, e in particolar modo facciamo riferimento agli ossa piatti, pensiamo al cranio piuttosto che al cinto scapolare, ma anche alle coste, così come il bacino e le vertebre. E poi molto importante anche ricordare la zona prossimale del femore, mentre in stadi piuttosto avanzati
della malattia risultano essere colpite anche la zona prossimale dell'omero, ma anche il condilo mandibolare. Le lesioni, come stavo dicendo, del mieloma multiplo sono relative a lesioni osteolitiche, puramente osteolitiche, quindi vuol dire una mancanza di sostanza ossea con dei margini molto netti, molto definiti, alla quale non si accompagna nessuna reazione osteoblastica, quindi nessuna nuova formazione ossea. Hanno un diametro solitamente abbastanza omogeneo, tra i 5 e i 20 mm, e soprattutto se abbiamo la possibilità di unire all'esame macroscopico anche un esame radiografico del cranio nello specifico, vedete che questo è un tipico aspetto cosiddetto a stampo. Queste sono quelle malattie appunto incluse in diagnosi differenziale per far capire come alcune volte, ripeto, possono indurre ad una diagnosi errata. In particolar modo in alto vedete un esempio paleopatologico di carcinoma metastatico, quindi ci rendiamo subito conto innanzitutto la differenza dimensionale importante fra le due lesioni nel frontale di questo cranio, nonché la morfologia stessa. Non abbiamo tutto un margine molto irregolare, cosiddetto geografico, con una reazione anche osteoblastica, oppure sulla destra un caso di osteocitosi, è un soggetto di un bambino. Vedete come innanzitutto le lesioni sono veramente dal punto di vista morfologico molto diverse rispetto a quelle del mieloma, e poi in basso invece un possibile caso paleopatologico di leucemia in cui la morfologia è quella di lesioni puramente osteolitiche, anche in questo caso però da un punto di vista dimensionale si parla proprio di pitting, di microfossi fra 1 e 3 mm. Le 25 evidenze che sono state accertate attraverso la review critica abbiamo cercato di elaborarle da un punto di vista del profilo paleodemografico. 25 evidenze dove vediamo quindi una leggera prevalenza maschile su quella, su quella femminile, quindi 14 individui maschili e 11 sono femminili, quindi una sex ratio con una leggera a favore del sottocampione maschile. Per quanto riguarda la distribuzione dell'età alla morte, vedete che il numero scende a 24 perché un caso non aveva, il caso riportato non aveva il periodo cronologico di riferimento, e vediamo come circa il 50%, il 41.7%, risultano essere individui con un'età compresa fra i 35 e i 49, e poi abbiamo anche ben un 33% dei cosiddetti adulti senili, quindi con un'età superiore ai 50 anni. È chiaro che qualsiasi, possiamo dire, comparazione con i dati clinici non può essere fatta o deve essere estremamente cauta, perché nell'ambito paleodemografico ci manca per questi individui affetti da mieloma tutto quello che è il contesto di riferimento, sia da un punto di vista paleodemografico dell'intero campione o dell'intera popolazione a cui essi fanno riferimento, a cui essi appartengono, quindi non abbiamo una fotografia completa del campione di provenienza, quindi in termini di distribuzione del sesso, nonché anche della distribuzione dell'età alla morte. E poi manca anche un'informazione relativa al contesto, quindi quelli che potevano essere sostanzialmente dei fattori di rischio. Quindi non tutti i casi ovviamente riportano un'interpretazione e una ricostruzione del contesto archeologico. Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica, abbiamo 25 casi che si distribuiscono con 18 evidenze nel vecchio continente e 7 evidenze, quindi 7 casi, nel nuovo continente. Nelle mappe in basso ho fatto semplicemente una distribuzione in base al paese proprio rappresentato, quindi vedete abbiamo 25 casi globalmente rappresentati da 14 paesi. Se facciamo il focus invece a destra abbiamo i 9 casi, quindi proprio un cluster di evidenze in Europa. Anche qua ci siamo chiesti il perché di questa sorta di sbilanciamento, quindi fra la maggior parte, la preponderanza di casi sono nel vecchio continente, quindi Europa, in Egitto e in Giappone, rispetto invece al nuovo continente. Probabilmente possiamo tenere in considerazione
un parametro che è quello dell'intensità delle indagini archeologiche. Probabilmente la tradizione archeologica, ossea archeologica, paleopatologica, molto più forte probabilmente in Europa rispetto ad altre realtà, l'accuratezza diagnostica, così come anche molto importante da tenere in considerazione le cosiddette condizioni ambientali, tutto quello che è l'aspetto, per esempio, di tafonomia, di diagenesi, che cambia in base alla temperatura, al clima, alla tipologia del suolo, che possono ovviamente interferire con la conservazione del, del materiale osteologico e quindi poi in ultima anche battuta l'analisi di un'eventuale patologia. Per quanto riguarda la distribuzione cronologica, un discorso molto simile, nel senso che abbiamo ovviamente le 18 evidenze nel vecchio continente e stavolta 6 e non 7, perché è lo stesso caso in cui non abbiamo il riferimento cronologico e qua appunto abbiamo le 6 evidenze. È chiaro come nel praticamente possiamo dire quasi il 50% delle evidenze nel vecchio continente sono del periodo medievale, mentre invece le poche del nuovo continente, 6, se guardiamo la distribuzione possiamo dire che 5 su 6 sono del periodo precolombiano. La domanda che qua soprattutto ci siamo posti è il perché di questa abbondanza, quindi quasi la metà, perché sono 8 su 18, proprio del periodo medievale. Beh, una delle spiegazioni che ci siamo dati è che probabilmente le aree funerarie, aree cimiteriali del periodo medievale hanno tendenzialmente un numero molto più cospicuo di sepolture rispetto a contesti necropolari del periodo preistorico, e questo implica che probabilmente di fronte a una base numerica diversa ci possa essere anche una possibilità inferiore nelle case appunto preistorici di poter rintracciare casi di patologici, mentre invece potrebbero essere più ci potrebbero essere maggiori possibilità nel momento in cui abbiamo a che fare con ampie serie scheletriche, oppure ancora una volta sempre il discorso affrontato in precedenza dello stato anche di conservazione che va di pari passo. Per quanto riguarda un ulteriore aspetto che abbiamo cercato di elaborare durante appunto la revisione critica di questi 25 casi di mieloma multiplo è l'approccio diagnostico, quindi come è stata affrontata la diagnosi, con quali strumenti. Benché spesso appunto abbiamo un esame macroscopico che talvolta può essere sufficiente, in realtà nel momento in cui, soprattutto con il mieloma, riusciamo ad accorpare un esame radiografico, quindi che sia di un RX, che sia di una TAC, è chiaro che questo va a supporto, a conferma di una precedente diagnosi di mieloma multiplo, e quindi nel nostro caso le 25 evidenze, come vedete, oltre il 50% ha effettivamente accorpato l'esame macroscopico a quello radiografico, mentre invece sono pochi, sono soltanto 5, quei casi, quei report in cui è stata documentata nella metodologia anche l'inclusione di strumenti più raffinati come l'istologia, per esempio, o anche la microscopia. Questa disparità, questo numero esiguo di casi in cui hanno potuto avvalersi di tecniche diciamo più di nicchia è probabilmente dovuto al fatto dell'accessibilità. Accessibilità alle attrezzature, accessibilità a un personale che abbia un training adeguato, che sappia appunto indagare una lesione nel tessuto antico, nonché anche probabilmente un problema legato alla distruzione del campione. Nello spirito della revisione critica di mieloma multiplo, proprio qualche giorno fa ho voluto diciamo interrogare nuovamente il database per vedere se qualche nuovo caso fosse stato pubblicato negli ultimi mesi. Ed effettivamente questo è un caso fresco di pubblicazione, un nuovo possibile caso, ci dicono questi autori di Itmar et al, un possibile caso di mieloma multiplo proveniente dalla Cina, età del bronzo. E se dovessimo applicare i criteri che abbiamo utilizzato per la nostra review, vediamo come innanzitutto non c'è il cranio, però abbiamo le coste, che era un criterio di inclusione, è un soggetto con età alla morte fra i 34 e i 42, e noi avevamo messo
un criterio di inclusione che fosse relativo ad un'età alla morte superiore ai 25 anni, e poi da un punto di vista morfologico possiamo vedere come abbiamo delle lesioni osteolitiche. Nella descrizione di queste lesioni gli autori riportano la totale assenza di reazione osteoproduttiva, sono abbastanza omogenee come dimensione, e abbiamo il coinvolgimento di aree effettivamente ricche di midollo osseo, nonché da un punto di vista dell'approccio diagnostico abbiamo sia ovviamente l'esame macroscopico in aggiunta a quello radiografico, quindi probabilmente con ogni probabilità potremo includere questo nuovo caso allo screening delle casi di mieloma multiplo in paleopatologia con riferimento alla Cina. In conclusione, è stato importante, è importante farlo in maniera abbastanza costante nel tempo, perché una revisione critica, perché ci permette di in qualche maniera dialogare i casi singoli in modo tale da poter costruire una cornice spazio-temporale, perché ci permette di avere un'idea un pochino più globale di com'è l'andamento, in questo caso, del mieloma multiplo. Nonché è importante anche proprio per renderci conto di quando possono esserci delle diagnosi errate, che possono essere errate per svariate motivazioni, sia da un problema di conservazione del resto, perché probabilmente una diagnosi errata fatta su un singolo distretto scheletrico piuttosto che su un intero scheletro, così come anche il tipo di approccio diagnostico non corretto, qualsivoglia motivazione, è interessante vedere appunto come facendo una revisione critica che ancora prima è sistematica, possiamo effettivamente fare uno screening adeguato per capire quali sono le reali evidenze del mieloma. E in ultima battuta, ovviamente, tutto questo è collegato con una migliore comprensione di tutti quelli che sono i meccanismi di cancerogenesi in antichità, per renderci conto che al di là dei numeri specifici qua del mieloma multiplo, abbiamo evidenze sin dalla preistoria che ci dicono come il cancro appunto non sia assolutamente un prodotto moderno, un prodotto attuale, bensì è in antico, e quindi la revisione critica ha dato il suo contributo in questo senso. Brevemente, questa è la bibliografia utilizzata per la realizzazione di questa presentazione, di questo contributo, con nello specifico il lavoro pubblicato che è inerente al progetto PRA, e con questo io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie anche a Giulia per averci esposto questi risultati. Andiamo rapidamente alla prossima presentazione che ci fa la dottoressa Simona Minozzi. Ci offre i risultati dello screening effettuato su una delle serie scheletriche che abbiamo preso in considerazione, cioè quella proveniente dalla città di Roma, dagli scavi romani abbondanti che hanno restituito centinaia di scheletri, in particolare datati soprattutto la maggior parte all'epoca imperiale, più o meno dal primo al terzo secolo d.C. E la dottoressa Minozzi ci illustra un caso di carcinoma metastatico che è stato diagnosticato in uno di questi scheletri, quindi un tumore maligno, probabilmente di origine dei tessuti molli. È difficile spesso dire qual è il sito di origine, ma in questo caso abbiamo degli elementi per poter diciamo dire in maniera abbastanza certa quale fosse il sito di origine di questo tumore maligno, di questo carcinoma, e questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pathobiology. E poi ci presenta due casi di tumori benigni, sempre riscontrati su questo campione proveniente da Roma. In due individui adulti si tratta di osteomi, che sono tumori benigni, che sono riscontrati in paleopatologia molto spesso incidentalmente, e anche questi casi sono stati pubblicati sull'International Journal of Paleopathology. Quindi la parola a Simona. Grazie, buonasera a tutti. Ora faccio partire un attimo la presentazione. Ecco, in realtà presenterò di questi casi romani datati all'età imperiale, cioè siamo in un'epoca tra il primo e il terzo secolo d.C., presenterò solo due casi per motivi di tempo, perché altrimenti la presentazione sarebbe sforata.
Ecco, come già è stato detto in precedenza, la possibilità di osservare tumori in resti scheletrici è piuttosto difficile e rara, cioè nella letteratura paleopatologica non sono così tanti i casi osservabili e osservati. Questo abbiamo già prima di me sono state dette le diverse motivazioni, una tra tante è comunque l'età alla morte che in antichità avveniva prima. Probabilmente questo tipo di tumori non aveva la possibilità di arrivare fino allo scheletro, molti di questi. In questo caso invece che vi illustrerò, sì, in realtà lo scheletro qui era coinvolto in modo quasi totale. Questo è un caso che proviene da una necropoli romana localizzata molto vicino alla città di Roma, al centro di Roma. Per chi conosce Roma è dalle parti del cimitero del Verano, quindi proprio vicino al centro, e in uno scavo archeologico che ha portato alla luce una delle più importanti, uno dei più importanti insediamenti produttivi dell'antica Roma. Si tratta di una fullonica, cioè un insediamento in cui veniva effettuata il trattamento dei tessuti e diciamo una specie di lavanderia. Quello che vedete nell'immagine, cioè queste diciamo, strutture circolari, sono i serbatoi in cui venivano deposti i tessuti per la colorazione o per il lavaggio. È un insediamento che ancora in età moderna si trova, ad esempio in Turchia, qui c'è un'immagine di un insediamento moderno turco, dove appunto vedete queste vasche molto simili a quelle romane, con all'interno i liquidi colorati appunto per la colorazione delle stoffe. Comunque ecco, la sepoltura che mostrava delle alterazioni patologiche è stata rinvenuta proprio in prossimità di questa fullonica e gli studi antropologici fatti sulle altre sepolture, non solo su questa, hanno dimostrato come probabilmente queste persone fossero schiavi o persone o lavoratori impiegati proprio nella lavorazione delle stoffe, dei tessuti e anche delle pelli all'interno della fullonica. Come veniamo alla sepoltura che presentava, ecco, questo è lo scheletro, diciamo la rappresentazione grafica dello scheletro e della localizzazione delle lesioni che sono state osservate. Lesioni che sono prevalentemente di natura osteoblastica, ma non illustrate in arancione nel disegno, ma non mancano anche quelle di natura osteolitica, rappresentate in verde. Come potete vedere appunto dalla rappresentazione grafica, la maggior parte delle lesioni interessano lo scheletro assile. E qui vedete nell'immagine una di queste lesioni che nel ramo mandibolare, appunto della mandibola. Queste lesioni sono molto ben evidenti nella scapola qui rappresentata, dove potete vedere su buona parte della superficie questa reazione periostale che ha prodotto diciamo del nu nuovo osso, fibre intrecciate essenzialmente sulla superficie. Radiograficamente si vedono molto bene perché queste aree radiodense, cioè chiare, bianche, dimostrano la presenza di osso neoformato sulla superficie scheletrica, sulla superficie della scapola. Però ecco, questa neoformazione è accompagnata anche da un'osteolisi che è chiaramente visibile anche a più grande ingrandimento in un'altra parte dell'ala della scapola, dove diciamo, questa neoproduzione regolare di osso a fibre intrecciate si accompagnano appunto delle vascolarizzazioni, cioè delle cavitazioni di tipo litico. Nelle coste si vede ancora questo tipo di neoproduzione. Le coste sono quasi tutte interessate e questa produzione ossea ha praticamente deformato il corpo delle coste. E
l'associazione con momenti di osteolisi, quindi di erosione, ha causato anche la frattura in alcuni punti, frattura di tipo patologico. Ecco, qui vediamo la deformazione del corpo e con la radiografia con tutte queste aree appunto di bianche che dimostrano la neoproduzione ossea. Ma un altro aspetto, un'altra parte sempre dello scheletro assile interessato è lo sterno. Qui possiamo vedere lo sterno che è colpito non solo da queste aree erosive che sono quelle nere e da quelle osteoproduttive che sono quelle bianche, e qui vediamo l'immagine. Ecco, lo sterno ha anche una particolarità che è quella di presentare una fusione tra manubrio e corpo e una deformazione angolare che dà l'aspetto al torace di quello che viene ricurvo e che protrude verso l'esterno, che è chiamato petto carinato. Questa è un'anomalia di tipo congenito che non ha niente a che vedere con la malattia, però è una particolarità che aveva questo individuo. Le vertebre, e qui vedete la radiografia delle vertebre con questo aspetto quasi completamente bianco e qualche macchia erosiva legata appunto a questa produzione, e il sacro con, diciamo, con la superficie ricoperta da questa reazione periostale che produce queste mammellonature. Che si vedono molto bene nel coxali, cioè le ossa del bacino, le anche. Anche qui quasi tutta la superficie è ricoperta da questa reazione e in alcuni punti l'osteolisi però è stata talmente forte, associata appunto all'osteoproduzione, che ha prodotto delle fratture nel ramo ischiopubico e nel margine dell'acetabolo. Ecco, qui vediamo un ingrandimento di queste reazioni osteoproduttive. Appunto molto irregolari, con aspetto mammellonato, proprio con spicole, con un'alterazione evidente della neoproduzione. E qui vediamo invece la frattura patologica del margine dell'acetabolo dell'osso coxale, e questo è, diciamo, una parte del moncone che si è staccato dal margine dell'acetabolo, diciamo, una produzione di una superficie di articolazione pseudartrosica che ci dice che probabilmente questa patologia è andata avanti per un po' di tempo, perché l'osso ha, diciamo, ha avuto un tentativo di riparazione, che poi vabbè, non è servito a molto, perché poi alla fine questo soggetto probabilmente è morto. Cioè, quasi sicuramente morto di questa malattia, però ecco, deve aver insistito qualche anno prima di portarlo alla morte. Questa è l'istologia che è stata effettuata su dei campioni di coste, dove possiamo vedere che appunto la struttura ossea, diciamo, il tessuto osseo lamellare è quasi completamente scomparso, anche se restano in alcuni frammenti delle tracce dei sistemi osteonici, però per la maggior parte il tessuto è senza struttura e a fibre intrecciate. Ecco, la diagnosi differenziale ha condotto ad una diagnosi di carcinoma metastatico della prostata. È stato possibile escludere prima di tutto la maggior parte dei tumori che danno delle lesioni puramente litiche, come il carcinoma del tratto gastrointestinale, del rene, della tiroide, del neuroblastoma, e poi è stata messa a confronto con altre malattie, ad esempio di quelle di tipo infiammatorio, come l'osteomielite, la sifilide, o altre malattie come il Paget e la fluorosi. E diciamo che le caratteristiche di questa che abbiamo osservato nello scheletro corrispondono a quelle del carcinoma metastatico della prostata. Ovviamente è difficile trovare nella clinica moderna dei casi simili a questo,
così diffusi nello scheletro, e anche questo è l'interessante di osservare le malattie nei resti antichi, perché nella clinica moderna si interviene prima o con la chirurgia o con le terapie che difficilmente possono portare a degli esiti così devastanti nello scheletro. E quindi ecco. Questa, diciamo, la paleopatologia può aiutare a valutare anche aspetti in cui si arriva agli estremi della malattia fino a poi alla morte. Ora, questo individuo, il carcinoma prostatico, cioè il fatto che si trattasse di un carcinoma alla prostata, è anche legato al fatto che si tratta di un soggetto che aveva tra i 50 e i 60 anni di età, quindi piuttosto avanti con gli anni, soprattutto in età antica, legato anche al fatto che si trattasse appunto di un soggetto di sesso maschile, che probabilmente lavorava all'interno della Follonica. Ora, l'insorgenza di questo tipo di cancro è favorita da fattori sia ormonali ma anche da fattori ambientali, però è difficile per noi stabilire se i fattori ambientali presenti all'interno della Follonica e delle sostanze chimiche che probabilmente erano utilizzate come la soda o l'urina, e quindi la produzione di anidride solforosa o di altri coloranti presenti all'interno, è difficile dire se questi potessero avere favorito in qualche modo l'insorgenza di questo tipo di tumore, però non possiamo neanche escluderlo. Un altro caso di tumore, ecco, questo caso è stato, come forse ha già detto Valentina, è stato poi pubblicato sulla rivista Pathobiology. Invece un altro caso che volevo portare all'attenzione è invece un caso di tumore benigno. È un caso di un osteocondroma rinvenuto in una necropoli sempre di età imperiale, siamo tra il primo e il secondo secolo d.C., questo alle porte di Roma, diciamo, in una località, Castelmalnome, che si trova tra Roma e Fiumicino. Questo soggetto, anche questo era un uomo, tra i 35 e i 45 anni di età, che aveva sul braccio, quindi sull'omero di sinistra, una neoproduzione ossea che potete vedere, ecco, questa è la testa dell'omero, questo è l'omero, la diafisi dell'omero, diciamo nella parte prossimale una neoformazione ossea particolare, con alla sommità di questa neoformazione una superficie di tessuto spugnoso. La diagnosi differenziale è stata posta con altri tipi di neoformazioni ossee legate o a tumori come l'osteosarcoma o altri tipi di patologia come la miosi tossificante o l'osteoma. Diciamo che alcune caratteristiche di questa neoformazione, che ora vi mostrerò, hanno portato la diagnosi differenziale a identificare in questa lesione un osteocondroma. È stata d'aiuto soprattutto la radiologia. Infatti, come potete vedere nell'immagine radiografica qui a sinistra, possiamo vedere che la corticale della lesione è continua con quella del resto dell'osso, e il midollo osseo, il tessuto spugnoso, comunica con quello del. C'è una comunicazione tra quello della lesione e quello dell'osso stesso, con la cavità midollare. Inoltre, l'aspetto della lesione superficiale è proprio quello lasciato dall'impronta del cappuccio cartilagineo che caratterizza l'osteocondroma. Pertanto, questo ha aiutato la diagnosi in questa direzione e l'ha differenziato da altre patologie di tipo maligno. L'osteocondroma è una lesione abbastanza comune nella clinica moderna tra le lesioni ossee benigne e origina dal tessuto cartilagineo di accrescimento durante appunto la crescita dell'osso.
e poi durante la crescita si sposta, la posizione che inizialmente è metafisaria si sposta lungo la diafisi dell'osso. Ecco, ritornando con questo, ho concluso, non parlerò degli osteomi per problemi di tempo, ma concludo dicendo che, come già alcuni hanno già accennato, che nella letteratura paleopatologica i casi di tumore nei resti scheletrici sono piuttosto scarsi, sia a causa della morte media che era più bassa nel passato, sia perché la morte avveniva prima del coinvolgimento dello scheletro, e poi anche perché la maggior parte dei tumori ossei inducono reazioni di tipo osteolitico, e quindi questo diciamo, rende l'osso più fragile e quindi più difficilmente conservabile nel tempo. A questo c'è da aggiungere che, che soprattutto nel passato l'accesso per gli antropologi alle tecniche radiodiagnostiche, come invece succede adesso, era molto più, diciamo, più difficile. Per questo anche c'è una carenza di casi di tumore nella letteratura paleopatologica, e quindi diciamo, queste prove nell'antichità di queste malattie sono piuttosto scarse. Con questo termino e vi ringrazio per l'attenzione. Questa presentazione. Ora è il turno del professor Antonio Giuseppe Naccarato, che ci presenta i risultati di una ricerca particolarmente rilevante, particolarmente significativa, quella a cui accennavo appunto all'inizio del convegno, nella presentazione, perché rappresenta molto bene diciamo, la collaborazione, l'unione tra la clinica attuale e la paleopatologia, ed è una ricerca che è stata condotta su questo, diciamo, questi campioni biologici su cui si è focalizzata recentemente la ricerca paleopatologica, ossia il tartaro dentario. Questa ricerca è stata condotta da un team di biologi e di ricercatori, a cui ha contribuito, oltre all'Università di Pisa, anche la Fondazione Pisana per la Scienza e la Clinica di San Rossore di Pisa, e sono stati analizzati i reperti di diversa epoca, come ci dirà il professor Naccarato, e questi risultati pionieristici, direi, che rappresentano bene le più moderne frontiere della bioarcheologia, i risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Aging. Passo la parola al professor Naccarato. Allora, buonasera a tutti. In effetti la mia presentazione è un po' controtendenza, in quanto utilizza del materiale antico per cercare di confermare un'ipotesi scientifica ancora non perfettamente consolidata. Parliamo di virus oncogeni, e in effetti, diciamo, l'azione cancerogena dei virus è stata dimostrata in alcune neoplasie umane. Faccio alcun esempio: il carcinoma del collo dell'utero, il carcinoma del fegato e alcuni tipi di leucemie e linfomi. Da alcuni anni vi sono evidenze sempre più convincenti che un agente virale possa essere implicato, possa svolgere un ruolo anche nello sviluppo del carcinoma della mammella. Questo particolare gruppo di virus oncogeni prende il nome beta retrovirus e sono degli agenti patogeni, si tratta di agenti patogeni ben noti nei modelli animali, e nella diapositiva sono riportati alcuni esempi. In particolare cito il Mason Pfizer Monkey Virus, il Mouse Mammary Tumor Virus e lo Jagsit Sheep Retrovirus, che causano rispettivamente immunodeficienza nei macachi, i tumori della mammella nei topi e adenocarcinomi polmonari negli ovini. Ad oggi nessun beta retrovirus esogeno umano è stato riconosciuto come agente eziologico di malattie nell'uomo. E diciamo che cosa ha diciamo, spinto la ricerca? Intanto tengo a sottolineare, come ha detto Valentina prima,
che l'intero studio è stato coordinato dal professor Bevilacqua, e in quanto proprio la forte somiglianza istologica tra il carcinoma della mammella umana e i tumori mammari murini dei topi, unitamente ad una serie di evidenze scientifiche, ha richiamato più volte l'attenzione sul potenziale ruolo di un beta retroviruso nella cancerogenesi mammaria. Questi studi risalgono a molti anni fa, infatti pioniere di queste teorie in Italia è stato fin dagli anni 60 del secolo scorso il professor Squartini, che ha diretto l'Istituto di Anatomia Patologica della nostra università e che ha studiato in maniera approfondita gli aspetti morfologici del cancro della mammella del topo e i meccanismi di azione del virus. Questi studi sono proseguiti poi nel corso degli anni con l'utilizzo di tecniche molto più raffinate grazie all'interesse di alcuni suoi allievi, in particolare, come ho detto prima, dal professor Bevilacqua, e una serie di scienziati, non solo in Italia, ma in diverse parti del mondo, si occupano attualmente, perseguono da anni questo filone. Prime evidenze scientifiche del possibile ruolo di un virus nella cancerogenesi della mammella umana arrivano negli anni 90, quando tecniche molecolari consentono la rilevazione di sequenze di un gene, il cosiddetto gene ENV, del mouse mammary tumor virus, in una elevata percentuale di carcinomi mammari infiltranti, suggerendo in questo modo che la presenza di tali sequenze fosse indicativa dell'esistenza di un virus umano, che gli autori definirono in questo lavoro Human Mammary Tumor Virus, e diciamo era molto simile al virus che provoca la mammella nel topo. Lo ricordo, l'ho detto prima, il mammary tumor virus è un retrovirus oncogeno di tipo beta che è stato definitivamente riconosciuto come agente causale del carcinoma della mammella del topo. Una revisione molto recente della letteratura rende conto di una serie di dati a favore della eziologia virale del carcinoma della mammella umana. E cito alcuni esempi. Sequenze del gene ENV del tumore della mammella sono assenti nel genoma umano, mentre sono presenti in tumori mammari e nei tessuti mammari normali. Queste sequenze possono essere identificate nei tessuti mammari ancor prima dello sviluppo del carcinoma. Sequenze di MMTV sono state rilevate in una elevata percentuale di carcinomi mammari invasivi e in lesioni preinvasive, come l'iperplasia epiteliale atipica e il carcinoma duttale in situ, che sono quelle lesioni che precedono la forma invasiva del carcinoma. In particolare, la percentuale di positività di queste sequenze nei carcinomi duttali in situ appare doppia rispetto a quella dei carcinomi duttali invasivi. Infatti, nei carcinomi in situ la percentuale di positività è dell'80%, mentre nei carcinomi invasivi si attesta intorno al 30-40%, e a conferma di questo dato, esperimenti di ibridazione cromogenica in situ hanno dimostrato una riduzione di circa il 50% del segnale di ibridazione virale nei nuclei tumorali man mano che si passa dai tumori infiltranti verso i carcinomi in situ. E questo suggerisce una possibile rilevanza del ruolo del virus solamente nelle fasi di trasformazione cellulare e non nelle fasi di progressione del cancro. Altre due osservazioni sono di particolare rilevanza e meritano un commento, ossia la quasi totale assenza di sequenze
di MMTV nei carcinomi mammari ereditari e la presenza di sequenze virali nelle ghiandole salivare umane e nella saliva. E in effetti la differenza di, diciamo, di positività per queste sequenze tra i tumori invasivi e ereditari e la forma sporadica del tumore è estremamente, diciamo, è troppo marcata perché si tratti di una pura coincidenza. La ricerca di sequenze virali nella saliva invece ci è stata suggerita dal fatto che ci sono ragioni biologiche che rendono il latte un improbabile veicolo nella trasmissione di un virus simile a MMTV nell'uomo e che negli esseri umani una lunga durata di allattamento è considerata in maniera variabile o protettiva oppure da alcuni casi, da alcuni tipi di, diciamo, in alcuni studi inefficace contro la protezione del cancro al seno. Ed è stata proprio la presenza di sequenze di MMTV nella saliva che suggeriva appunto l'esistenza di un beta retrovirus umano simile ad MMTV ad ispirare il presente studio. In aggiunta a tutti questi dati sperimentali, una serie di dati epidemiologici rafforza tali teorie. Sequenze di MMTV esogeno ed endogeno sono state evidenziate parallelamente in una specie di topolino che vive in Europa occidentale e in America, paesi dove il carcinoma della mammella ha un'incidenza particolarmente elevata. Questa specie di topolino, denominato Mus domesticus, vive nelle abitazioni, a stretto contatto con l'uomo e ne condivide le abitudini. Dall'insieme di tutte queste osservazioni è nata l'idea, devo dire suggerita anche dal professor Fornaciari, di ricercare tali sequenze in antichi frammenti di placca dentale che rappresenta una fonte importante per le analisi del paleomicrobioma e del paleovirioma. La saliva, infatti, fornisce molti costituenti della placca dentale e crea un biofilm batterico che ricopre la superficie dei denti. Col passare del tempo, la placca subisce un processo di calcificazione dando origine al tartaro, all'interno del quale vengono incarcerati tutti i batteri e i virus, garantendo un'ottima conservazione dei loro acidi nucleici. Il tartaro si trova comunemente nella specie del genere Homo, a partire dai Neanderthal, e la paleomicrobiologia ha beneficiato in questi ultimi anni dei progressi nel campo di sequenziamento biomolecolare che può essere facilmente applicato all'analisi del calcolo, anche in considerazione del fatto che il calcolo è considerato un serbatoio abbondante e stabile dell'antico microbioma orale, poiché non è facilmente colonizzato da batteri ambientali, non ha punti di ingresso per batteri esogeni e manca di fonti nutritive in grado di attrarre e sostenere la crescita dei batteri stessi. Oggetto dello studio sono stati 36 teschi appartenenti ad individui di epoca compresa tra l'età del rame, cioè 3770 a 2300 anni prima di Cristo e il XVII secolo. Su questi campioni sono state rilevate sequenze di MMTV, quindi il virus che provoca il tumore della mammella nel topo, in 6 individui, di cui 2 risalenti all'età del rame, quindi circa 4500 anni fa, e 4 individui di epoca compresa tra il XV e il XVII secolo. In questa diapositiva, forse un po' complicata, sono
dettagliati i risultati molecolari ottenuti. Le tre sequenze identificate, eccole qui, sono, diciamo, sono denominate ENV1C, ENV1T e ENV2 e corrispondevano al gene ENV del mouse mammary tumor virus e due di esse, come già descritto in precedenza, ferivano per un singolo, diciamo, per un polimorfismo a singolo nucleotide. Perché ci siamo concentrati sul gene ENV? Mammary tumor virus ha tre geni, ma ci siamo concentrati sul gene ENV perché è in grado di trasformare in cultura le cellule epiteliali mammarie umane e perché tutti gli altri studi su questo argomento si sono concentrati sempre su questo gene. Allora, l'esistenza di un numero elevato di sequenze simili a MMTV nel genoma umano nel corso di milioni di anni ha reso di fondamentale importanza escludere la possibilità che le nostre sequenze ENV derivassero dall'amplificazione di sequenze retrovirali endogene denominate ERV. Oltre a questo, un'attenta analisi bioinformatica ha dimostrato che le sequenze di MMTV identificate nel tartaro quindi non avevano un'origine endogena. A conferma di questo, le sequenze sono state allineate e confrontate con le sequenze corrispondenti dei beta retrovirus animali esogeni e con le sequenze di consenso del gruppo ERV, che vediamo nella parte destra della diapositiva, ed hanno mostrato un livello di sovrapponibilità elevato con HMTV ed MMTV, al contrario un livello di sovrapponibilità molto basso con altri beta retrovirus e in generale con le sequenze esogene. Tutte queste osservazioni aggiungono quindi un ulteriore tassello al puzzle di uno scenario molto, molto controverso, che comprende numerosi scienziati che sono molto scettici sull'ipotesi di un'eziologia virale per il cancro al seno e sono convinti invece che tutti i risultati positivi ottenuti nel corso di molti decenni siano solo una conseguenza della contaminazione con materiale murino o siano dovuti alla presenza di sequenze beta retrovirali endogene. Ma i dati finora esposti, ossia la quasi completa assenza di sequenze di MMTV nei carcinomi mammari ereditari, l'attenta esclusione di possibili contaminazioni con materiale murino o batterico, la dimostrazione che sequenze identificate non hanno un'origine endogena, non consentono con sicurezza l'ipotesi di un importante ruolo di un virus nella cancerogenesi del tumore al seno e fanno sì ovviamente che ci sia bisogno di ulteriori studi per dimostrare con certezza la possibile esistenza di un moderno beta retrovirus umano. Per concludere, quindi, questo lavoro conferma le precedenti ipotesi sperimentali ed epidemiologiche, dimostra che sequenze di un beta retrovirus identiche a MMTV sono presenti nella specie umana almeno da 4.500 anni, quando era già iniziata la pratica dell'agricoltura e il topo e altri animali domestici erano commensali dell'uomo, suggerisce l'esistenza di un beta retrovirus umano derivato probabilmente da una trasmissione cross specie verificatasi in era preistorica con conseguente trasmissione interumana, come si è già verificato per il virus HIV che è passato dallo scimpanzé all'uomo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Carato, grazie per questa presentazione. Veramente l'ipotesi di un'origine virale di alcuni tipi di tumori è veramente molto interessante, e aver trovato qualche traccia possibile nei resti antichi è ancora più interessante dal nostro punto di vista. Quindi concludiamo questo convegno con l'ultima presentazione che vi faccio io. Adesso condivido lo schermo. In collaborazione anche con il professor Riccardo Lencioni per quanto riguarda l'aspetto radiologico, mentre per la parte istologica interverrà anche il dottor Raffaele Gaeta. Vi illustro quanto è stato ritrovato nell'ambito dello screening condotto sull'altra grande serie scheletrica che abbiamo indagato, cioè quella proveniente dal sito di Pava, che è in provincia di Siena, e risalente, datata al periodo compreso fra il X e il XII secolo. Si tratta per entrambi i casi di tumori ossei benigni, che però non sono meno interessanti dal nostro punto di vista. Intanto vi presento il sito. Pava è una località che si trova in provincia di Siena, in particolare nella Valle dell'Asso, dove sono state condotte ricerche archeologiche estensive a partire dal 2004 fino almeno al 2012 da parte dell'Università di Siena. Ringrazio qui il professor Stefano Campana e Cristina Felici per averci messo a disposizione questo materiale scheletrico per le nostre indagini. Il professor Campana ha messo in luce una pieve medievale con una grande area sepolcrale annessa a questa chiesa. Dal punto di vista storico, la pieve di Pava è attestata fino a partire dal 715, è l'anno della prima menzione in documenti scritti dell'esistenza di questa pieve, della pieve di San Pietro. E a partire però dal IX secolo la pieve di San Pietro viene affiancata da un altro edificio religioso, sempre nella stessa località a poca distanza, e cioè la pieve di Santa Maria, che piano piano va a sostituire la pieve di San Pietro. Infatti con un documento del 1045 si ha la certezza che la seconda pieve, quella di Santa Maria, sia rimasta l'unica e quindi abbia soppiantato quella originaria. Qui una immagine di scavo appunto della pieve di Pava, di San Pietro, e che attesta una lunga frequentazione di questo sito con diverse fasi archeologiche che sono state stabilite appunto dagli archeologi, dal professor Campana. Qui originariamente troviamo una villa romana che si è installata in questa zona già nella prima epoca imperiale, datata tra il secondo e il quinto secolo, sopravvissuta in questo periodo, come ci sono una delle ville che si sono documentate in questa zona di campagna. Su questa villa si impianta già nella seconda metà del quinto secolo una chiesa paleocristiana che è documentata anche dalla presenza di parti religiose delle due absidi, che è una modalità, diciamo, architettonica abbastanza inusuale, che trova paralleli in pochi altri contesti. Questo edificio viene, diciamo, a fasi alterne abbandonato, poi ripreso, ristrutturato, presenta modifiche appunto architettoniche, perché abbiamo poi nella terza fase una chiesa alto medievale che è databile fra il VII e il X secolo, mentre poi l'ultima fase è rappresentata dalla piena epoca medievale tra il X e il XII secolo, con la chiesa proto-romanica che però subisce una contrazione, cioè le dimensioni dell'edificio si riducono, anche probabilmente per la nascita della pieve, nella stessa zona della pieve di Santa Maria. E questa è la mappa del sito che vi illustra la vasta area cimiteriale che circonda l'edificio, anche qui con diverse fasi, perché sepolture sono attestate qui fin dalle epoche più antiche, ma sono abbastanza sporadiche, mentre poi con il passare del tempo l'uso funerario si amplia. Abbiamo una fase più antica di IV secolo con un gruppo di sepolture che si localizzano, vedete, all'entrata dell'edificio, e poi una fase successiva datata tra il VI e il VII secolo che si instaura a sud dell'edificio,
Mentre poi l'esplosione dell'area cimiteriale con l'uso estensivo della necropolare e con sepolture che circondano per intero l'edificio risale appunto sia con, fra il X e il XII secolo, quest'uso funerario è attestato anche dopo l'abbandono per poco tempo, ma anche dopo l'abbandono della pieve di San Pietro. In totale, per la pieve di Pava sono state portate alla luce circa fino adesso 900 sepolture, quindi questa necropoli è per noi particolarmente importante sia per il numero di sepolture che ci ha restituito, che ci dà uno spaccato abbastanza realistico della popolazione di questo villaggio durante questo periodo, sia anche per lo stato di conservazione dei reperti, perché gli scheletri provenienti dal sito di Pava sono molto ben conservati e questo favorisce notevolmente le analisi, perché appunto consente di analizzare tutte le parti, i distretti scheletrici. Adesso vi presento il primo caso, si tratta di un individuo di sesso femminile che qui vediamo nella foto di scavo, è un individuo di età abbastanza avanzata per l'epoca, è tra i 40 e i 50 anni, l'individuo 80-65. In questo scheletro sono state osservate alcune piccole lesioni, alcune piccole neoformazioni di forma rotondeggiante, in particolare sul tavolato cranico esterno, ma anche in alcuni ossa postcraniali, e adesso ve le illustrerò, sono di piccole dimensioni, comprese fra i 2,2 mm e i 6 mm. Allora, questa è una delle 6 lesioni sul tavolato cranico esterno. Come vedete, si tratta di una lesione di forma rotondeggiante con margini netti ben definiti e superficie liscia, che è localizzata sulla porzione centrale dell'osso frontale. Le dimensioni sono all'incirca 2,6 mm, quindi sono piccole dimensioni. Qui la luce radente permette di percepire, di apprezzare la presenza della lesione. Questa è la lesione più grande, situata sulla porzione posteriore del parietale sinistro, di circa 27 mm, quindi anche questa di forma rotondeggiante, di superficie liscia, con margini ben visibili. Altre due lesioni abbastanza vicine, l'una all'altra, localizzate nella porzione posteriore del parietale destro, una 6 mm e l'altra 3, vedete qui sempre con le stesse caratteristiche che ne permettono una diagnosi molto, relativamente facile. E poi sempre per quanto riguarda il cranio, altre due molto piccole, le più piccole, che sono in prossimità del bregma, in particolare questa è localizzata sul frontale in prossimità del bregma, questo è sul parietale sinistro, entrambe molto piccole, però ugualmente apprezzabili. E qui vediamo la visione posteriore del cranio, che come vedete è abbastanza piuttosto completo, nonostante alcune rotture, e qui vediamo la lesione più grande e due delle lesioni più piccole, però ben riconoscibili. L'aspetto permette appunto di diagnosticarle come osteomi, che sono lesioni abbastanza frequenti comunque da osservare nei resti scheletrici, però non sono state osservate soltanto sulla superficie ectocranica, ma sono state osservate lesioni simili anche in altri distretti postcraniali di questo scheletro, e qui vediamo un'altra piccola neoformazione dello stesso tipo nella diafisi, nella porzione centrale della diafisi dell'ulna sinistra, e qui vedete un bottoncino di osso sulla porzione dorsale distale di una seconda falange di mano, e ancora qui sulla diafisi prossimale del terzo metacarpale sinistro. Quindi tutte le lesioni abbastanza simili come caratteristiche, e qui è stata condotta appunto, grazie alla collaborazione con l'unità di radiologia, l'esame radiologico. In particolare è stata applicata la CONBEAM,
che è una TAC, che però diciamo più accurata, perché si possono sottoporre alla COMBIM reperti di più piccole dimensioni con un dettaglio maggiore, una risoluzione maggiore. E quindi qui vediamo sezioni del tavolato cranico in cui vi mostro l'aspetto radiologico di 4 di queste lesioni, che sono, vedete, non coinvolgono affatto la parte interna dell'osso, ma sono neoformazioni semplicemente sulla superficie ossea, e quindi l'aspetto radiologico permette di confermare la diagnosi di osteomi, perché normalmente questi sono costituiti da osso compatto. Qual è la particolarità di questo caso? Perché gli osteomi sono lesioni piuttosto comuni, per esempio analisi su serie scheletriche note, su collezioni scheletriche, hanno permesso di verificare una incidenza abbastanza alta di questo tipo di lesioni, che sono benigne, però ecco, sono più rare le forme multiple, quindi quando di solito sono lesioni singole. Quando si osservano lesioni multiple, possono essere diciamo semplicemente casi di osteomatosi multipla, oppure nella clinica attuale sappiamo che gli osteomi multipli sono correlabili ad una sindrome più complessa e molto più grave, che è la sindrome di Gardner. La sindrome di Gardner è caratterizzata, la principale caratteristica è la poliposi del colon, cioè il paziente sviluppa dei polipi multipli a livello del colon, che praticamente nel 100% dei casi va incontro a malignità. Cosa significa? Significa che praticamente tutti gli individui colpiti dalla sindrome di Gardner sappiamo che svilupperanno nel tempo un cancro dell'intestino. Quindi questi pazienti nella clinica attuale vengono sottoposti preventivamente, quando viene fatta la diagnosi, a una resezione del colon, perché non ci sono altre terapie attualmente per affrontare questa malattia. In questo caso di Pava noi ovviamente non possiamo accertare la presenza della sindrome di Gardner, perché non abbiamo altri elementi per poterlo asserire, mancando appunto i tessuti molli. La fascia di età è quella, diciamo, corretta, perché è una sindrome che insorge in età adulta. La diagnosi di malignità viene in media appunto in questa fascia di età, però di solito la sindrome di Gardner è accompagnata anche da altre caratteristiche, come per esempio lesioni nella mandibola, lesioni osteomatosi anche a livello dell'osso mandibolare. E in questo scheletro abbiamo radiografato anche la mandibola, che non presenta lesioni di questo tipo, per cui la diagnosi finale per noi più corretta è quella di osteomi multipli non sindromici, perché appunto non possiamo affermare che l'individuo fosse affetto da sindrome di Gardner, è una delle possibilità. E questa ricerca è stata pubblicata sull'International Journal of Paleopathology, come vedete, da tutti colleghi che hanno preso parte al progetto di ricerca di Ateneo, e anche in collaborazione con il gruppo di Siena, con Cristina Felici. Il secondo caso che vi presento, sempre di tumore benigno, e anche in questo caso la particolarità, l'importanza è data dalla rarità di questo tipo di tumore, è un caso di osteoblastoma ancora diagnosticato in uno scheletro proveniente dal sito di Pava, dallo scheletro 8673, che è un individuo maschile di età un po' più giovane, compreso fra i 25 e i 35 anni, e che qui vedete lo scheletro al momento dello scavo, al momento del ritrovamento. Questa foto permette di apprezzare lo stato di conservazione molto buono di questi scheletri. Questo è l'osso frontale di questo scheletro proveniente da Pava, che presenta una rottura post-mortale. Solo la presenza di questa rottura ha permesso di evidenziare la presenza di questa lesione nel seno frontale destro, perché diciamo, questi tipi di lesioni che si localizzano nei seni frontali sono apprezzabili in paleopatologia solo o incidentalmente per la presenza di appunto una rottura, come in questo caso, oppure se si sottopone il reperto, ma per qualche altro motivo, a radiologia, a indagine radiologica. Altrimenti queste lesioni normalmente non vengono diagnosticate, passano inosservate, perché appunto non, non, normalmente
normalmente non si sottopongono tutti i crani ad indagine radiologica. Quindi questi sono ritrovamenti abbastanza incidentali. Qui, come potete vedere, si osserva un rigonfiamento, una neoproduzione che occupa il seno frontale di destra. E quindi anche questo reperto è stato sottoposto alla CONBIM. Però la CONBIM ci ha lasciato un po' perplessi, perché noi avevamo ipotizzato anche qui uno stioma del seno frontale, ma la CONBIM ci ha, diciamo, non ci ha confermato questa diagnosi, perché come vedete la lesione, che dovrebbe essere tutta composta di osso compatto se fosse uno stioma, invece presenta dei margini periferici radiopachi e però con una piccola area centrale invece radiolucente. Per cui dall'aspetto radiologico non si riusciva a capire quale tipo di, diciamo, di lesione, quale fosse, quale potesse essere la diagnosi. Allora, per dirimere la questione abbiamo fatto ulteriori analisi e in particolare abbiamo sottoposto il reperto ad un'analisi istologica, che poi è l'unica che permette una diagnosi accurata in questi casi dubbi. Per cui è stato fatto un piccolo prelievo, ovviamente in questo caso è distruttivo, ma è l'unico modo per accertare la diagnosi, un prelievo di questa piccola massa, che qui vedete allo stereomicroscopio, e così abbiamo potuto procedere con l'analisi istologica. Ora pregherei il dottor Raffaele Gaetta di illustrarvi le prossime slide che riguardano proprio l'analisi istologica, perché appunto sono molto tecniche e giustamente è più corretto che le presenti un anatomopatologo. Quindi prego Raffaele. Sì, grazie professoressa, buonasera a tutti, darò dei cenni rapidissimi di istologia perché mi rendo conto sia sempre una materia un po' ostica. Allora abbiamo effettuato un piccolo campionamento della lesione per evitare per cercare di essere quantomeno distruttivi possibili, e vedete la fotografia sulla destra, a basso ingrandimento si nota subito che questa neoformazione era una lesione di tipo tondeggiante. Subito come colpo d'occhio emerge il fatto che questa lesione è ben demarcata, infatti questa rima, questo guscio calcifico, al cui interno vi è una trama e ci sono questi buchi che sono sostanzialmente degli spazi vascolari molto molto ampi. Nella slide successiva abbiamo continuato le nostre indagini istologiche, in particolare con colorazioni istochimiche, in questo caso il blu di toluidina per evidenziare la matrice ossea, oppure la colorazione standard che è l'ematossidina eosina. E quindi vedete in questi diversi ingrandimenti le caratteristiche della neoformazione, quindi sempre la presenza di questo guscio calcifico. All'interno vi era una trama di trabecole, spicole ossee, di osso che però era immaturo. Il termine tecnico è inglese, il woven bone, cioè l'osso a fibre intrecciate, l'osso fibrillare, quindi un osso immaturo, con appunto questi ampi, numerosi spazi vascolari. Quindi era una lesione sicuramente con molti vasi, molto vascolarizzata, questa trama di osso immaturo, e in questo caso non abbiamo la presenza di cellularità. In realtà non perché la lesione fosse priva di cellule, anzi l'osteoblastoma è ricca di cellule, però chiaramente per fenomeni post-mortali le cellule spariscono, si dissolvono e rimane ovviamente l'osso ben più resistente delle cellule. Nella slide successiva vi è la tabella con la diagnosi differenziale che si pone prevalentemente tra quattro entità, quindi la displasia fibrosa, l'osteoma, l'osteoma osteoide e appunto l'osteoblastoma. In tutte le neoformazioni dell'osso è fondamentale avere l'unità della istologia con anche la radiologia, quindi per tutte le lesioni dell'osso non possiamo prescindere quindi dall'osservazione nostra diciamo degli anatomopatologi, quindi l'osservazione istologica, con però anche l'osservazione dei radiologi. La displasia fibrosa, cos'è la displasia fibrosa? È una proliferazione, che in questo caso di trabecole di osso immaturo, frammista a numerosissime cellule fusate,
Dal punto di vista radiologico presenta delle aree radiolucenti, il cosiddetto aspetto ground glass, cioè vetro smerigliato, insorge sul cranio, seni paranasali, mandibola, mascella, ma anche si nota nelle ossa lunghe, non ha una prevalenza di sesso, quindi maschi e femmine ugualmente colpiti, ed insorge prevalentemente nella seconda decade. L'osteoma, invece, ne ha parlato poco fa la professoressa, è una neoformazione di osso lamellare maturo, duro, quindi non c'è la matrice che ho appena descritto, cioè il woven bone, l'osso immaturo. Dal punto di vista radiologico, i radiologi confermano appunto la presenza di una massa ossea ben definita, l'osso è denso, maturo, insorge nel cranio, nella mandibola e nei seni paranasali, colpisce prevalentemente il sesso maschile nella terza e quarta decade di vita. L'osteoma osteoide è l'entità che forse si avvicina, anzi che sicuramente si avvicina maggiormente all'osteoblastoma, perché presenta queste trabecole di osso immaturo e scarsamente mineralizzato. L'aspetto radiologico è molto molto particolare, infatti viene definito nidus, che è radiolucente. Colpisce però soprattutto le ossa lunghe nei maschi e nella terza decade. L'osteoblastoma, quindi, abbiamo detto simile all'osteoma osteoide, è chiaramente la nostra diagnosi. Si caratterizza appunto per la presenza di un guscio calcifico, le lacune tondeggianti formate dall'osso woven bone, l'osso immaturo, l'osso a fibre intrecciate, con una rima sottile. Non è considerata una lesione maligna, se si considera l'ultima classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è considerata una lesione intermedia, quindi neanche benigna. Sostanzialmente non è maligna perché non dà metastasi, però è localmente aggressiva, quindi deve essere asportata. Come l'osteoma osteoide dal punto di vista radiologico forma questo nidus radiolucente con margini sclerotici, colpisce, ecco, questa è la particolarità del nostro caso, perché colpisce spesso le vertebre e le ossa lunghe, mentre è raro nel cranio e assai più raro anche nei seni paranasali. Colpisce anche in questo caso maggiormente i maschi, sempre nella terza e quarta decade di vita. Quindi la slide successiva mostra un confronto tra la nostra lesione antica nei riquadri A e B comparata con una neoformazione moderna C e D. Potrebbe sembrare tutt'altro, ma vi assicuro che in realtà a un occhio esperto l'aspetto microscopico, l'aspetto istologico è totalmente sovrapponibile. Quindi abbiamo un ingrandimento basso nell'A e nel C, quindi A abbiamo il nostro osteoblastoma antico e può essere paragonato appunto con il C, un preparato moderno, un osteoblastoma moderno. Si vede in entrambi i casi la rima ben netta della lesione, in C la rima è sottolineata da due freccine molto sottili, diciamo verso il basso dell'immagine, mentre in B e in D vi è un ingrandimento maggiore. In B la nostra lesione è antica, quindi si nota appunto questa trama di osso immaturo. In D c'è la stessa trama, sempre l'osso, il woven bone, l'osso immaturo. La differenza è che nel D, cioè nel preparato moderno, ovviamente c'è una presenza, una ricchissima presenza di cellule che invece perdiamo nel nostro caso proprio per fenomeni post-mortali. Quindi ridò la parola alla professoressa per la chiusura dell'intervento. Che, ecco, non la vedo, forse ha avuto problemi di collegamento. La chiusura dell'intervento avrebbe mostrato l'articolo di questo caso che è stato pubblicato, quindi insomma una degna chiusura di un lavoro che appunto è andato in pubblicazione e diciamo la chiusura degna di ogni lavoro è la pubblicazione, anche in questo caso siamo riusciti a pubblicarlo in modo molto molto buono. Sì. Posso aggiungere una cosa che fa piacere, no? Dunque, questo caso è stato pubblicato anche sull'Ortner,
l'ultimo, dalla Buxtra, cioè da una dei suoi collaboratori, nel capitolo dei tumori benigni, è stato pubblicato anche lì. Quindi, insomma, ha avuto un valore anche manualistico, ecco. Sì, poi è un tumore assolutamente raro, è stato studiato in modo completo, quindi la radiologia con le classiche indagini, più la CONBIM, più l'istologia, quindi sicuramente un reperto pregevole. E quindi diamo spazio alle domande, se controllo, ecco, c'è una domanda, vedo, per la dottoressa Minozzi, che dice, in base a quanto presentato dalla dottoressa Minozzi, si potrebbe confondere una proliferazione con osso neoformato in natura tumorale con una periostite in assenza di indagini radiografiche? Non sono poi tanto le indagini radiografiche che ci permettono di distinguere un tumore da una semplice periostite. Diciamo che la periostite è una reazione dell'osso, o diciamo una reazione periostale, è quella che avviene sotto diverse spinte patologiche da parte dell'organismo, cioè l'osso reagisce così producendo osso nuovo. Che questo sia di natura tumorale o che sia di altra natura, lo si può vedere più che attraverso la radiografia, ma più ad occhio nudo, diciamo con il tipo di formazione, di conformazione che ha questa reazione periostale. E inoltre dal punto di vista istologico, ad esempio nel caso del tumore di Casalbertone, la diagnosi differenziale è stata posta con altre malattie che davano delle reazioni periostali, come potrebbe essere il morbo di Paget, per esempio, che magari radiograficamente avrebbero avuto pure lo stesso aspetto, ma istologicamente no. E anche in base alla distribuzione, ad esempio l'osteomelite anche provoca delle reazioni periostali e può dare delle periostiti, ma le complicanze sono diverse, la diffusione sullo scheletro è diverso, la sifilide dà delle reazioni periostali, oppure anche lo scorbuto dà delle reazioni periostitiche. Quindi poi non è tanto la radiologia quanto l'aspetto complessivo che ci permette di fare una diagnosi differenziale. In questo caso magari la radiologia è più utile per le reazioni osteolitiche, perché non sempre questo tipo di erosioni sono esterne, ma possono, soprattutto nei tumori, molto spesso possono essere interne all'osso e non visibili esternamente, mentre una reazione periostale generalmente è visibile anche a occhio nudo e le sue caratteristiche si vedono bene. Penso di aver esaurito. Sì, credo ci sia ancora una seconda domanda, sempre per la dottoressa Minozzi, da Sabrina Vitali. Buon pomeriggio a tutti, una domanda per la dottoressa Minozzi. Tirocinante della professoressa Ricard e De Angelis per Vergata, sto conducendo un'indagine molecolare sui resti della necropoli per la mia tesi magistrale, in particolare sui genomi dei subadulti. Forse me la sono persa, ma vorrei sapere il nome della sepoltura dell'individuo di CB, se è possibile, ovviamente, in modo da provare a fare un confronto. Quindi questa ragazza gioca in casa e ti chiede il materiale romano. Sì, allora, la necropoli di Casalbertone ha restituito parecchi scheletri, quasi 200, divisi in diverse aree. Questo qui, questo scheletro proveniva dalle aree adiacente alla Fullonica, l'area dei mausolei, e infatti si trovava, non era all'interno del mausoleo, ma esternamente, e precisamente dalla tomba 73. Lo studio dal punto di vista molecolare è appunto proprio condotto dalla Ricards, dalla professoressa Ricards e da Flavio De Angelis, in quanto da diversi anni collaboriamo con l'Università di Tor Vergata e soprattutto con Flavio De Angelis, al quale ho inviato i campioni di questo individuo proprio per la ricerca del DNA antico, e che però inizialmente da test da lui effettuati non aveva avuto risultati, ma che probabilmente, spero, potrebbero arrivare prossimamente. Se poi questa studentessa sta facendo il lavoro proprio su questi, potrà chiedere appunto se
o verificare se tra i suoi campioni risultano anche questi che sono appunto della tomba T73 del mausoleo, area mausolei. Scusate, qui è in corso una burrasca e quindi è nuovamente andata via la connessione. Succede nelle dirette. Dunque, ci sono altre domande? Ecco, Francesca Capici, complimenti per la presentazione. Sono un medico, non ho una formazione specifica in paleopatologia, ma solo interesse per l'argomento. Volevo chiedere un'informazione. Gli scavi di Casalbertone sono visitabili? Questa è una domanda ancora per la dottoressa Minozzi. Allora, gli scavi di Casalbertone temo di no, perché ho paura che una parte siano stati coperti, no? Che non siano più visibili. Probabilmente ci sarà, non sono al corrente dello stato, sono scavi avvenuti già diversi anni fa e non so al momento quale parte della necropoli, o diciamo anzi più che altro della Follonica, sia stata preservata e se sono state organizzate le possibilità di visita. Questo non lo so. Penso Ok, che non si può sia. informare presso la soprintendenza. Sì, penso di sì, che dovrebbe chiedere informazioni alla soprintendenza di Roma. Benissimo. Allora, un'altra domanda da Sabrina Vitali. Per quanto riguarda l'individuo 8065, avete pensato di procedere con l'analisi del DNA antico, dove la pars petrosa è conservata, per tentare di evidenziare nel genoma la presenza della sindrome a livello, quindi a livello molecolare? Questo può essere qualcosa che potrà essere fatto in futuro, perché no? Infatti, le ricerche, il bello è questo, che insomma si possono sempre portare avanti con nuovi risultati. Quindi possiamo sicuramente contattare qualche gruppo che si occupa di DNA antico per fare questo tentativo che credo per questa malattia in antico non è mai stato fatto fino ad ora, quindi sicuramente potrà essere molto interessante. Ok, ci sono altre domande? Forse non sono arrivate altre domande. Nel frattempo che magari qualcuno si decide a fare qualche altra domanda, vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in questo convegno. Coloro che ci hanno seguito su YouTube, sulla pagina Facebook, sulla pagina del Sistema Museale di Ateneo. Ringrazio l'Ateneo, l'Università di Pisa per il supporto per la realizzazione di questo progetto. Tutti i membri del team che hanno fatto parte di questo progetto di ricerca di Ateneo, i collaboratori della divisione di paleopatologia, la regia che ci ha accompagnato in questa diretta, anche se c'è stato qualche problema tecnico, ma è inevitabile con la linea, può capitare. E per quanto riguarda tutte le nostre attività, le potete seguire, per coloro che sono interessati, le possono seguire sulla pagina di paleopatologia, sia la pagina, il sito internet paleopatologia.it, sia sulla nostra pagina Facebook di paleopatologia, in cui pubblichiamo le più recenti scoperte, le nostre attività, tutti i corsi che sono insomma attivati. E quindi ringrazio tutti i relatori che hanno permesso la riuscita di questo convegno. E quindi se non ci sono altre domande, non vedo altre domande pervenute, potete forse farle ancora su YouTube e poi eventualmente rispondiamo, o anche via email, potete recuperare i nostri recapiti sul sito dell'Università di Pisa, potete inviarci delle domande se avete altre curiosità che vi vengono in mente successivamente, e altrimenti quindi vi salutiamo tutti, salutiamo tutti i relatori, salutiamo gli spettatori e ci rivediamo al prossimo evento organizzato dalla Divisione di Paleopatologia.